Bella Buonasera, quest'intro, ti bella piace quest'intro l'intro? con la suspense, eh? Mi è piaciuta molto, ha creato un po' di tensione, ha creato, mi è Quella è piaciuta. la classica da giallo degli anni 70, 80. Adesso ridiamo, però fra un po' non rideremo più perché uscirà sangue e arena. Pioveranno lame, direi anche. Pioveranno lacrime. Allora, cosa facciamo stasera? Impersoniamo, io e Pasquale, impersoniamo due figure all'opposto, cioè il arduo difensore di andare in affitto, che immagino sarà Pasquale, contro arduo difensore di acquistare casa, cioè me medesimo e sottoscritto, che tra l'altro incarniamo anche abbastanza la realtà, no? Perché io ho casa, tu sei in affitto, Pasquale. Assolutamente sì, sono sempre stato in affitto, non l'ho mai neanche preso in considerazione i calcoli che ho Gravissimo fatti. errore, gravissimo, già Gravissimo gravissimo errore di errore. partenza. Però durante questa live io ti sorprenderò, secondo me, perché c'è qualcosa che ho preso in considerazione. Tra l'altro mi sa che te l'ho anche anticipato fuori dalla live qualche tempo fa, però insomma, ci arriviamo. Va bene, allora intanto vi salutiamo tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti a questo confronto. Ci siamo detti facciamo due foto ridicole mentre usiamo i giocattoli dei bambini e Infatti, mettiamole come copertina. tra l'altro io gioco più con quell'arco che mio figlio ci gioca con lo stesso, cioè passo le Ah, giornate ai mobili. è perché sei in affitto a casa di altri, non fosse casa tua non rovineresti i mobili No, i mobili che sono i miei in realtà, perché hai. Ah, quando sono ok. tornato dall'Irlanda l'unica casa che ho trovato è stata completamente vuota e grazie a Mondo Convenienza non è neanche una cosa retribuita questa, però mi sono ridato casa con 3.000 euro, penso, ho fatto Ah, tutto, però. Tra l'altro, soggiorno, Mondo Convenienza stanzetta. che ha fallito, se non sbaglio, no? Di recente. No, ha avuto una mega multa, se non sbaglio, Ah, per un ecco. trattamento sui dipendenti o qualcosa del genere. Allora, per rispondere a qualche domanda, e vedo, no, non c'è Domenico, oggi litighiamo io e Pasquale. Allora, E aspetta. Pasquale, dopo rispondiamo alle domande, Pasquale, la scelta quella Sì. dell'affitto, però sì, immagino di sì. Sì, è assolutamente una scelta personale che discuteremo proprio stasera e ti darò anche le mie motivazioni. È un dibattito in stile liceo americano, no? Non ci spariamo, Fabio. Non, perché funziona così? È un dibattito, tra Sì, virgolette. è un duo battito questo. Ah, Siamo in due. ok. Domenico vuole sempre comprare anche quantità se sono al 100%, per cui cerchiamo anche di fare un discorso un po' più, anche perché tu lo so che non sei per l'acquisto sempre, ma con criterio, No, giusto? infatti chi acquista adesso, secondo me, andrebbe messo in prigione e buttata la chiave nelle fogne, secondo me. Così, la butto lì, è del lato copiano e non do nessun giudizio. Allora, io partirei, no, con questo confronto, quindi a spada tratta. Quindi io difendo a spada tratta l'acquisto e Pasquale difende a spada tratta l'affitto, anche perché in questo modo così potete vedere quelle che sono le argomentazioni e proviamo a smontarci la vicenda. Esatto. Ok, facciamo questo tipo di gioco, così poi anche voi potete immedesimarvi nella discussione e poi intervenire anche, no? Quindi nei commenti, se volete, potete pure appunto dire la vostra, vi prendiamo in considerazione. Cercheremo di dare tanto spazio ai commenti, no? Perché le domande sono importanti, secondo me, visto che è un tema che tocca, cosa dici Pasquale? È un tema che tocca un po' Tocca il tutti. 100% della popolazione perché alla fine, o chi non è in affitto è in acquisto, insomma, a meno che non vive con i nonni o con la mamma. Giustamente. Allora io partirei subito con una bella provocazione che mi è venuta in mente adesso, non me la sono Sì. neanche preparata, che è questa. Allora tu Pasquale, visto che l'85% degli italiani ha casa di proprietà, tu Sì. pensi che siano tutti dei cretini, quindi gli italiani? Sono pochi informati finanziariamente, è diverso. Perché anch'io, ah guarda, questo è un... ti ho lasciato il basito. Stavo ridendo, scusa. Vai. Perché diciamo che appena arrivato in Irlanda io avevo detto, ma quasi quasi me la compro una casa. Però è un concetto ben diverso, perché secondo me, a mio parere, è un retaggio degli anni 60 e 70 o anche 50, quando la casa effettivamente aveva molto più senso acquistarla rispetto ad adesso.
era effettivamente l'unico bene che poteva essere un qualcosa da ereditare o da dare in eredità ai propri, diciamo, ai propri figli o quello che era, ai propri familiari, e che ti dava una solidità, perché non c'era il mutuo. Una volta la casa, la maggior parte delle persone se lo costruiva, magari partiva in zone che erano un po' più remote, un po' più rurali, e chi abitava nella grande città ovviamente non aveva i costi che ci sono adesso, perché per fare un esempio, mio fratello che vive a Milano, lui paga, se non sbaglio, 1.500 euro d'affitto per un 60 metri quadri, però ha visto un bilocale sopra da 80, dove abita lui, gli hanno chiesto quasi 600.000 euro. Si entra In sempre nel sì, discorso, cosa sì, conviene? in sì, in adesso in alcune città i prezzi sono assolutamente improponibili. Questo è chiaro. Ho visto anch'io un video di uno che faceva vedere un bilocale a Milano con un poggiolo, che però era un poggiolo di 50 centimetri di profondità. Una vergogna chiamarlo poggiolo, un balcone, insomma. Non so se poggiolo è dialetto. È dialetto Penso che sia il poggiolo? dialetto, sì. Diciamo Ah, ok, che balcone allora. era una mini sporgenza, più o meno. Esatto, una piccola protuberanza così, Un però bruco della accatastata parete. che fa IMU, che fa IMIS, anzi. E appunto, e parlava proprio di 500 e qualche mila euro per una roba, te lo giuro che mi viene da piangere a vederla. Se penso che roba così da me, qua da me, in Ciao. montagna, costa 50 mila euro, una cosa Ecco, così. quello è un altro discorso. Anche per esempio, da noi giù in Sila, in Calabria, tu prendi una villettina a due piani, 60.000 euro, la prendi. Però ovviamente bisogna anche fare le opportune valutazioni. Però al di là di quello, io ho una cosa che tu non hai. Io ho la mobilità quasi immediata, mentre Ma tu... cioè nel senso che tu te ne puoi andare? Quando voglio, do il preavviso. Ma questo mi permetterai la mia interpretazione francese? È una minchiata micidiale perché tu hai firmato un contratto d'affitto. Lo speriamo tutti quanti che abbiamo un contratto Sì. d'affitto. E però avrai sicuramente 6 mesi di preavviso nel contratto d'affitto, no? E per questo Assolutamente sì. motivo. E questo secondo me coincide abbastanza con i tempi di vendita di un appartamento, perché almeno dalla mia esperienza personale, ma parlando anche con Giorgio, che Pecorari sapete, no? Che sono un amico di Giorgio, che lui compra vende come un forsennato, comunque i tempi di vendita sono quelli, dai 6 mesi ai 12 mesi. Quindi secondo me non sei così libero, Pasquale, come credi. È vero che te ne puoi andare da un momento all'altro, anche volendo, e poi il tuo padrone di casa rimane un po' lì, diciamo, con un pugno di mosca, però si Ma trattiene diciamo la che caparra. se sei una persona onesta, quello che ho fatto anche io un paio di volte, perché di case ne ho cambiate parecchie, adesso ho perso il conto, ma una quindicina le ho cambiate. Porca Trovi miseria. una persona che voglia entrare prima e gli trovi l'inquilino prima. Ma io parlavo di mobilità non tanto per le tempistiche di per sé, ma quanto io, vabbè, chi mi segue magari lo sa, ma per chi non lo sapesse, ho vissuto quasi 8 anni a Roma, ho vissuto in due tranche a Milano, una da 5 e una da 4, ho vissuto a Manchester 2 anni, sono andato 2 volte in Irlanda in due momenti diversi, adesso vivo in Emilia Romagna, e per cui per me quella è la libertà, è la libertà mentale di poter dire la vita che faccio fino ad ora vorrei che fosse diversa e allora cambio. Però giustamente, come hai detto, è soltanto una libertà mentale, perché siamo nel 2024 e se tu hai una casa di proprietà che te la sei comprata ed è tua, nulla ti vieta di mettere in affitto, andartene, metterla in affitto. Esistono società che ti gestiscono gli affitti totalmente, esistono i controlli da remoto di tutto, del riscaldamento, dell'acqua calda, di accendere e spegnere la luce. Poi con le app puoi verificare che temperatura tengono i nuovi inquilini in appartamento, puoi sapere tutto, quindi di fatto è solo limite mentale, no? Perché tu potresti metterla in affitto, quella casa, andare a vivere da un'altra parte. Anzi, darla proprio in gestione totalmente a terzi. Non ci sono solo agenzie, no? Oggi ci sono anche società. E ce n'è una famosa in Trentino che si chiama T-Rent, se non sbaglio, anche, a cui si è affidato, tra l'altro, un mio parente, anche, che ti danno un fisso mensile e ti dicono: noi tutto quello che guadagniamo, noi dall'affitto ce lo teniamo. A te ti diamo 1.000 euro al mese, e non devi pensare a niente.
Volevo semplicemente dirti che è arrivato. Ah, è arrivato, È chi non arrivato. compra è un... ah, vede, con i suoi giudizi e le sue a cui siamo abituati, i suoi assolutismi. Diciamo che ha senso quello che dici, però c'è anche un concetto di fondo, cioè tu puoi andare via, cambiare e lasciare la casa vuota, quindi non lasciarla come un qualcosa che produce, ma puoi anche andare via e affittarla, però in quel caso ti metti, tra virgolette, nel rischio che ti venga un pochettino rovinata o deteriorata in maniera estrema. È vero che tu hai i soldi di caparra, dei depositi cauzionali, ma se ti capita una persona che è fuori di cervello, semplicemente una persona che tu pensi che possa essere una brava persona e in realtà in casa ti spaccia o ci tiene un bordello, non lo puoi sapere a priori e quel rischio devi doverlo prendere a quel punto. Beh, però allora qui entriamo però in un altro campo, cioè entriamo nel fatto che tutte le forme di investimento, perché a quel punto è un investimento, comporta una certa dose di rischio, no? E quindi ci sta, secondo me. Guarda, io non sono un sostenitore del fatto che l'immobiliare sia la miglior forma di investimento rapporto rendimento-rischio. Probabilmente il rapporto rendimento-rischio, almeno per la mia esperienza che ho fatto negli ultimi anni, è probabilmente più conveniente, sono più convenienti i mercati finanziari, ecco. Sono d'accordo su quello che hai detto inizialmente, cioè che è abbastanza un retaggio antico, no? Quello di investire negli immobili. In Italia ci piace molto questa cosa, ma tipicamente perché non conosciamo quell'altro che c'è, no? Da poter investire, le altre forme di investimento. Però spezzo una lancia a mio favore, a mio stesso favore, Sì. perché se si fa, non lo so. Perché comunque tutto dipende come gestisci le cose. Cioè, per esempio, il rischio insolvenza lo risolvi aprendo un conto corrente con un fido dove la persona che è in affitto deve versare ogni mese l'affitto su cui tu hai la firma per poter prelevare, e se non versa l'affitto va in rosso e quindi ci paga pure le more alla banca a quello che non ti versa. E il Ok. rischio inquilini che ti spaccano tutto lo hai chiedendo molti mesi di mensilità, minimo 3 mesi di mensilità. Insomma, quando uno deve incominciare a dire, beh, insomma, se spacco tutto magari lascio lì 3.000 euro o 2.000 euro, incomincia ad essere un po' più oculato. Dopo dipende a chi affitti anche, chiaramente. Questo è evidente. Io negli anni ho capito che affittare a ragazze è meglio che affittare a ragazzi, e posso capire che possa sembrare discriminatorio, questo atteggiamento, però è l'esperienza che mi ha portato a pensare questo. Ragazze è meglio che affittare a ragazzi, i ragazzi sono un po' più casinari. Studenti è meglio che affittare a famiglie per questione di morosità, no? Di Sì. insolvenza. E secondo me è una questione di sapersi organizzare un po' bene. Sai, ma si può anche giocare sul fatto che puoi mandare una persona, magari dell'agenzia stessa che te lo gestisce, a verificare, lo metti nel contratto Sì, una volta al molti mese, fanno che così. l'appartamento sia a posto. Ha senso. Io E poi preferisco più che aggiungerei, altro. Sì. però io, no, prego, 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 No, no, volevo vai tu, passare vai su un tu, vai, altro. continua. No, volevo passare su un altro argomento, sempre inerente ovviamente a questa cosa, perché ovviamente tutti i soldi che tu investi all'interno di un immobile sono soldi che poi in una certa misura ti rimangono. È vero che hai dei costi di gestione, e soprattutto se sei un genitore e hai dei figli, sai che questa roba, questo immobile, resterà ai figli, quindi loro non avranno quel problema mutuo che hai avuto tu. E quindi gli avvantaggi. Con l'affitto, naturalmente, va tutto su per il camino, no? Sono soldi che bruciano. E quindi tu stai sprecando i soldi che potresti lasciare ai tuoi figli, no? Da questo punto di vista. Sì, però io sono per aiutare i figli, ma non troppo. Nel senso che oggi, poco prima della live, ho fatto vedere a Francesco che ho comprato il primo salvadanaio al bimbo che ha 4 anni e mezzo, perché ogni volta che andiamo in un negozio mi dici mi compri questo, mi compri questo, io ho detto va bene, se tu fai il bravo ogni giorno ti do una monetina, la metti qua dentro, quando è pieno te lo compri. Bisogna anche, secondo me, dargli una giusta formazione, perché se gli fai trovare un buon portafoglio di investimenti, la casa e tutto, secondo me li puoi rovinare. E quello che si dice spesso è che i ricchi, soprattutto quelli americani, se ne parla perché sono di più, sono ricchi di prima generazione, quelli di seconda e di terza tendono a depauperare quello che è il capitale che i loro genitori hanno accumulato. Invece il discorso che mi preme più andare a
puntualizzare che effettivamente l'acquisto io lo farei anche, raramente, ma solo se non fosse per me, solo per non andarci a vivere io. Cioè, per me, vedo l'investimento, non vedo, il tetto sulla testa, perché il tetto, anche se paghi l'affitto, ce l'hai. Invece vedo, se tu c'hai un immobile e lo affitti a, non lo so, Airbnb, o lo affitti a studenti come puoi far tu, cioè, secondo me ha molto più senso ed è un investimento, non è il mutuo per la casa in cui andare a vivere. Ovviamente qui volevo ovviamente eliminare quelle persone che dicono io ho il sogno di comprarmi casa perché è il mio sogno, perché la parte emozionale e la parte economica a volte ha senso che viaggino in maniera separata. Però se uno dice compro la casa perché è più conveniente del mutuo, questo dipende, non è vero sempre. Anzi, bisogna fare i conti tutte le volte. Beh, su questa parte sono d'accordo, non posso dire di non essere d'accordo, per me è inoppugnabile questa argomentazione. E leggiamo due commenti prima di andare avanti, che Sì, dici? partiamo dall'alto. Sì, Allora. dai, vedo che si parla di bordelli di Paolo Coletti, a proposito di Allora. bordelli. L'affitto è dare soldi che non rivedrai, mutuo invece è pagarsi piano piano a rate, anche se c'è sempre un errore, una qualcosina che ti rimane. La solidità è che spesso le spese si equivalgono. Perché? Sì, perché qui bisogna un attimo entrare a gamba tesa sulla questione leva finanziaria, no? Esatto. Questo è un tema interessante di cui potremmo parlare di là del dibattito tra me e Pasquale per fare un po' di informazione su questo tema qua, Sì, i no? cosiddetti costi recuperabili, come si vanno a confrontare poi con la leva finanziaria, cioè il fatto che tu puoi utilizzare i soldi di qualcun altro per acquistare l'immobile. Semplicemente poi l'immobile non è tuo finché non finisci di pagarlo, cioè a nome tuo ci paghi le tasse, ma finché non paghi l'ultima rata, sostanzialmente potrebbe essere a rischio. Eh sì, perché la banca è un ente privato, dovete ricordarvi che gli enti privati possono pignorare la prima casa, è solo lo Stato che non può pignorare la prima casa, quindi se non paghi le rate del mutuo, la casa te la prendono, la vendono all'asta e cercano di recuperare i soldi più che possono e tu non vedi un centesimo, ecco. E quindi rimani per strada, quindi alla fine fino a quando non l'hai pagata la casa. Praticamente sei come essere in affitto, tra virgolette, no? Diciamo, corri praticamente gli stessi rischi. No, però sai cos'è importante secondo me qua dire? Cioè la questione è questa. Se hai soldi, tu immagina di avere un gruzzolo, facciamo questo confronto qua, Pasquale. Tu hai un gruzzolo, hai 300K, Sì. sono esattamente i soldi che ti servono per comprare una casa. Cosa Sì. Io fai? Compri la casa o fai un'altra cosa? chiedo un mutuo e mi compro due immobili e li metto tutti e due a Facciamo rendita. gli sboroni qua allora No, adesso. no, perché lo vedo sempre come le alternative sono due: o ti fai un mutuo e prendi due immobili e li metti a rendita tutti e due, o prendi quei 300K e li investi nel mercato finanziario. Magari, se proprio vuoi avere il pagamento mensile, investi in uno strumento finanziario che è a distribuzione, così ti sembra di ricevere il tuo affitto dal tuo inquilino tutti i mesi e anche psicologicamente non sei legato al fatto che sono soldi lì fermi. Io personalmente, per essere sincero, mi dà fastidio però dare ragione a Domenico acquistando due immobili per un semplice motivo, perché poi, avendolo in mente come un investimento vero e proprio, la mia idea sarebbe quella di prendere l'immobile, ristrutturarlo, metterlo a posto, aspettare quei tot di anni che aumenti di valore, rivenderlo e poi, insomma, aver fatto quel gruzzoletto in più. Realizzato, aver Esatto, il realizzato. profitto realizzato. Vedi che Domenico provoca in chat, scrive: ma conviene comprare ora o aspettare che scendano i tassi? Comunque Dove? poi Aspetta che. c'è lì. Domenico, su questo mi trovi sempre in disaccordo perché è vero che tu puoi rinegoziare con la surroga, però devi sempre vedere tra quanto tempo questo scenderà, perché come spiegano molti imprenditori del settore immobiliare, quello che conta sono i costi recuperabili, che per quanto riguarda l'affitto è il costo dell'affitto e magari della registrazione del contratto. Però per quanto riguarda l'immobile ci sono i costi di gestione, quelli che sono l'1,5% circa del valore dell'immobile ogni anno. C'è il valore dell'interesse sul mutuo, che se fai un mutuo adesso, ovviamente, visto che la maggior parte dei mutui sono con ammortamento alla francese, la maggior parte degli interessi
li paghi nei li primi paghi tutti anni. all'inizio, eh sì. Per cui se hai cominciato mutuo con interessi alti, magari i primi anni è vero che magari puoi chiedere l'1%, però intanto ci hai smazzato una marea di soldi in interessi quando potevi aspettare che Lagarde tagliasse i tassi e te lo Che mi facevi pare che siano con... anche intenzionati in questo momento, Esatto, te tagliarseli. lo fai nel 2024, nel 2025 il mutuo e C'è una te bella lo metti. differenza magari poi su quanto paghi alla fine, no? Di montante totale. Allora io difendo spada tratta però perché faccio questa parte qua questa sera, Sì. e se io avessi 300k, allora ti dico, andrei direttamente a comprare la casa dove voglio vivere, perché così me la compro senza mutuo. E perché non investirei nei mercati finanziari? Perché ho visto che in passato ci sono stati periodi anche molto lunghi, anche di 10 anni consecutivi, nei quali i mercati finanziari non hanno reso, o comunque hanno sottoperformato duramente, e quindi rischierei di non pagarmi l'affitto con i soldi investiti. Mentre se ho la casa e ho un tetto sopra la testa, posso andare avanti anche a riso e patate quanto voglio, senza essere legato ai mercati finanziari. Questa è la mia linea difensiva. Sì, però se magari sei una persona che ha questa idea del mercato finanziario che può scendere, allora puoi andare un po' su una gestione dei tuoi investimenti un po' più tranquilla, magari andare su delle obbligazioni che ti danno una cedola fissa, magari ogni trimestre, e incassarti quei soldini e in quel caso, a parte il rischio emittente, non ti devi preoccupare di quello che è il su e giù dell'obbligazione, perché se la porti a scadenza poi ti verrà restituito anche il capitale che hai investito. Quindi non c'è bisogno di aspettare. Ok, questo vale in un momento di tassi di interesse interessanti, dove i rendimenti sono interessanti, no? E parliamo di obbligazioni, cioè treasury, roba governativa, diciamo, no? Non vale lo stesso per obbligazioni corporate, no? Quelle invece sono molto più ballerine, Sì. diciamo, e rischiose, e, cioè di aziende, no? Si intende corporate, per chi non lo sapesse. Però va bene, questa cosa ci può stare in un momento di obbligazionario che va bene, che rende bene, sicuramente non gli anni passati, che è stato un disastro, e però qua ci vuole un po' di conoscenza, perché cosa fai? Compri 300k di PTP valore? Direi di no, No, comprerai 300k quello no. di diversificati, però non puoi comprare un ETF, no? Perché l'ETF non ti dà rendimenti garantiti, è una speculazione sui tassi dell'ETF di bond. E quindi cosa devi comprare? Devi comprare singoli bond di singole nazioni Puoi, a se, puoi optare scadenze? su, potresti optare su Complesso. alcuni ETF che non investono in bond governativi, ma essendo diversificati e per cui meno ballerini, vanno sui bond di tipo corporate. Tipo, ce n'è uno che ho io in portafoglio, giusto per farmi autopubblicità, l'STHY, che investe in bond corporate high yield e che ha più o meno un dividend yield del 6% lordo, che essendo corporate è tassato al 26%, e dà un'oscillazione sempre nello stesso range di prezzo da anni. Per cui lì diciamo che non vai a perderci di tanti soldini. Se lo tieni per sempre, però c'è sempre le tue cedoline che ti entrano. Va bene, quindi in certi... Guarda, Domenico scrive, oggi nessuno compra casa perché seguono i vostri consigli di aspettare i tassi bassi. Questo è ottimo, così i prezzi vanno giù e io compro con poco. Vabbè, ma lui è ricco, ha 12.000 SRL. Sì, adesso non so quanti immobili sarà arrivato ad avere, Lì vai 35. con i contanti, non chiede neanche più il mutuo. È il tipo della banca che fa: Domenico, hai i soldi da prestarmi? Che devo Emette bond mette Domenico come buono. lui. Sento il microfono anche quando scrive soltanto. Ecco, Greg, è un incubo. Quel ragazzo è un incubo. Comunque Greg, mercoledì torna buoni consigli, e quindi lo vedrai di nuovo in azione. Se non si dimentica, perché adesso sapete cosa vi racconto? Vi racconto che l'altro giorno mi ha telefonato Domenico e mi ha detto: oh, mi sono dimenticato mercoledì che c'era la puntata. Ho detto: no, Dom, eravamo in pausa mercoledì. Ecco, quindi se si ricorda mercoledì di venire. Ha talmente tanto business, vedi? Va bene, leggiamo qualche commento, dai. Io Sì, aspetta, eravamo arrivati. Allora. sono d'accordo con la casa di proprietà e riso e patate e pane. Ho visto Susi che Sì, dice: aspetta, dov'era? L'avevo riso e patate persa. è sempre una argomentazione convincente. Io comunque riso e patate non sono d'accordo per un semplice motivo, perché mia mamma, quando non sapeva che fare in casa, faceva riso e patate, e il giorno dopo faceva pasta e patate.
E Tipo mi è la torta arrivata di che no. riso, la faceva torta di riso. No, non la faceva, mi faceva riso al forno. Cioè, praticamente c'è stato un periodo della mia vita in cui ero in overdose di patate. Sì, poi immagino una costipazione non indifferente, mangiare quella roba lì. Comunque, poi c'è anche Mr. Billions, salutiamo, ciao Mr. Sì, Billions. ciao, ciao Massimo. Aspetta, ha scritto buonasera, poi vediamo dove ha scritto qualcos'altro. Pasquale, conosci la Sila? E sono di Crotone, guarda, per cui la Sila la conosco bene, vado a Camigliatello quando posso. Camigliatello. Dove c'è Beh, adesso Villaggio non vorrei... No... Palumbo? Non vorrei. Non... La casa si compra, si paga per 30 anni e poi la si vende per andare a pagare la casa di La casa riposo. di Oh, riposo. e questa mi piace. Questa è una bella argomentazione. Mi piace, mi piace. Vediamo come risponde Pasquale a questa provocazione, Non mi dai. sembra una cosa scema, sinceramente, anzi, se tu dici non ho parenti in giro, nessuno che si prende di cura di me, ho l'immobile, poi a un certo punto me la vendo, ti tratteranno come il principe lì, perché se hai comprato anche una casa, pensa un po' a Milano, ti ritrovi con 500.000 euro di valore dell'immobile, ti compri la casa di cura direttamente. Sì. Anche perché le badanti tempo pieno costano comunque 1.500 euro al mese Costano più. parecchio. Quindi, è vero che le case di riposo sono tanto care, però, quelle private, quelle dello Stato sono un po' meno care. Questo vedi che viene incontro a me, 6 mesi per vendere un appartamento, io ci ho messo 6 anni, perché anche lì dipende, perché è vero che tu compri, ma dipende dove compri, perché il Questo. territorio fa la differenza. Come dice il tuo amico Donald Trump, Pasquale, Non ho amici. come dice il tuo amico Donald Trump, dice nell'immobiliare la posizione è tutto, dice Donald Trump. Ricordiamo che ha un palazzo a Manhattan e molta altra roba, ma quello è proprio, no, la Trump Tower è proprio... Cercare di vendere un immobile a Milano rispetto a vendere un immobile, che ne so, a Bibbiano, secondo me è completamente diverso. Eh sì, eh sì. Cioè, un immobile in una posizione perfetta che può essere di ottima resa, lo vendi bene, ovviamente. E tra l'altro non subisce oscillazioni di mercato. Adesso state vedendo in questi giorni che si parla di immobiliare che è sceso anche fino al 10%. Ho fatto anche un video che uscirà sul canale. Però questo è vero solo in certe zone, no? Nelle zone di pregio quel 10% non lo senti, perché se compri bene, vendi bene. Questo vale da sempre nell'immobiliare, quindi... Se compri ai Parioli, Sì. qualcuno che ricompra lo trovi sempre, Ah, la Trump Tower è a Chicago. Grazie Marius per la precisazione. no? Per in fondo. Non lo sapevo. Non lo Io sapevo. neanche. Con i soldi che investo pago l'affitto e me ne avanzano pure, quindi perché acquistare? Giustamente. Soprattutto se fai la distribuzione. Allora, con i soldi che investo pago l'affitto e me ne avanzano pure, quindi perché acquistare? Perché acquistare? Io l'argomentazione l'ho detta perché se becchi un periodo di investimento di mercati finanziari che sottoperformano male, come ci sono stati in passato dopo le varie crisi che sono durati anche 10 anni, anche di più, e quindi le aziende non staccano dividendi, tu te la fai sotto a vendere una parte del tuo patrimonio quando sei al meno 30%, e come te lo paghi l'affitto? Allora, o sei molto bravo, che hai molto capitale investito, segui la regola del 4%, quindi sai che sul lungo periodo se tiri fuori il 4% puoi tirar fuori anche quando i mercati sono crollati, tanto sul lungo periodo il capitale si manterrà. Tecnicamente, guardando il passato, poi non è detto che in futuro vada così, però diciamo... Certezze non ce ne sono tante nella vita in generale, però, ci vuole un bel pelo sullo stomaco per fare questa roba qua, eh. Non è mica una Beh, diciamo che roba devi essere bravo. banale. Lasciami salutare un mio conterraneo, ciao Carlo. Un saluto dalla provincia di Reggio Emilia. Tra l'altro, per la cronaca, in provincia di Reggio Emilia il 90% è di Crotone, vabbè, sapevatelo, come dicono in TV. Sapevate. Andiamo avanti, allora. Sì, C'è il tema allora. della liquidità, secondo me, che è interessante, però l'abbiamo un po' già. Perché tu dici, se io ho tanta liquidità, perché comprare un immobile dove andare a vivere quando posso investirlo nei mercati finanziari? Visto che se ho bisogno di quei soldi, l'immobile ci vogliono 6 mesi per venderlo. Se investo quei soldi nei mercati finanziari e vado in affitto, quel denaro lo vendo con un click. E io qui a spada tratta difendo l'immobiliare perché dico, innanzitutto, se sei nei guai perché hai bisogno di liquidità, c'hai un tetto sopra la testa quando sei la casa, uno. Mentre nel caso di affitto finisci per strada, dopo un tot che non paghi. Due,
Due, non è vero, secondo me, che si vende così facilmente e sempre quando investi nei mercati finanziari, perché potresti essere in un periodo di drawdown importante nel quale non vendi. O hai Beh, paura di sì, venderlo. però non devi vendere per forza tutto. Ma io posso portare in questo caso il mio esempio personale. Vai. Tu lo sai, però per chi non lo sapesse, io da marzo sono rimasto, ero dipendente e per 20 anni ho fatto il lavoro sempre nello stesso ambito. A marzo del 2023 sono rimasto a spasso. Per cui ho avuto il mio conto di emergenza, ho avuto la NASPI, tutto quello che c'è. A un certo punto si sono finiti i soldi. Perché ovviamente c'hai un figlio, c'è l'affitto, c'è le bollette. Mia moglie è rimasta anche a spasso da maggio fino a ottobre, per cui è stata una situazione un pochettino particolare. Però in alcuni momenti ho dovuto prendere qualche soldino di quelli investiti per pagarci qualche bolletta. Però non ho venduto tutto il mio investimento, cioè ci sono un tot di soldi investiti, mi servivano 200 euro per una bolletta o per il bollo dell'auto, li ho presi. Poi ho ricontinuato con quei 50 euro che incasso da lì a rimettere di nuovo nel piano di accumulo e ho rimpinzato quello che avevo levato. Per cui è vero, può essere in mercati ribassisti, questo ribasso può durare a lungo, però non devi per forza disinvestire tutto. Allora io ti porto la mia esperienza invece inversa. Anch'io ho avuto un periodo quando mi sono licenziato che campavo con quattro spiccioli che mi entravano del mio blog, parliamo del 2013. Ad un certo punto praticamente sono finite le entrate del blog, non entrava più niente e ero abbastanza nei guai, diciamo. Il fatto, dopo mi sono ripreso, come sapete, questa storia è abbastanza conosciuta, però il fatto, quello che mi ha dato molta sicurezza e mi ha permesso di andare avanti è che io avevo la casa di proprietà, quindi sono andato avanti a cibarmi del mio orto, a scaldarmi con la legna e cioè secondo me e quindi non mi interessava se non entravano soldi, no? Da quel punto di vista, riuscivo ad andare avanti lo stesso, avevo comunque molto margine con la sicurezza di non essere sfrattato perché è casa mia. E naturalmente questo vale se tu sei in una casa singola di proprietà, c'è una bella differenza, no? Tra essere in un appartamento, adesso ci arriviamo perché parliamo del risparmio tra un attimo, c'è una bella differenza tra essere in appartamento e invece essere in una casa tua di proprietà. Dove puoi fare bello e cattivo tempo. Sì, anche in questo caso però è un discorso simile perché se tu la casa l'hai presa col mutuo, se non paghi l'affitto sei per strada, ma se non paghi il mutuo puoi andarci lo stesso in strada. Discorso diverso se tu dici io ho pagato la casa in contanti o quasi, per cui non avevo grossa spesa di mutuo e allora cioè, è diverso come discorso. È lì, sì, lo Paradosso. stavo ridendo per quello. Ma si può non essere Immagino. d'accordo? Non si può, Guai con un milione. no, dopo c'è anche prima, c'è un'altra. Immagino nei guai con 1 milione in banca. L'unica ragione per acquistare la finanziaria del mutuo questa qua è l'argomentazione numero uno di di Domenico. Domenico, sì, è Ma vero. io posso non essere d'accordo con Domenico neanche quando è in chat, porca miseria. Perché? Perché io, dalla mia esperienza personale, ho visto che un investimento immobiliare fatto bene. Pulito, ti parlo dei miei due investimenti immobiliari che sono la casa alle Canarie e la casa affittata agli studenti universitari. Pulito negli anni, quindi è una cosa abbastanza consolidata, non è dell'ultimo mese, entra il 4% pulito. Cioè il 4% pulito è quello che ti puoi aspettare dai mercati finanziari, pulito, tolte le tasse e tutto quanto. Quindi secondo me investire nell'immobile fatto bene o nei mercati finanziari è abbastanza equivalente. È chiaro che ci sono dei rischi molto più forti con l'immobiliare perché non è differenziato, si è legato al territorio, mentre c'è più diversificazione nei mercati finanziari, c'è più, come si chiama, di decorrelazione che è fondamentale e va bene questo. Però se parliamo di rendimenti non c'è questa differenza così forte. Diciamo che la differenza non è tanto il rendimento di per sé, ma la semplificazione basata sul rischio che ti dà il rendimento. Perché, come dicevamo prima, tu il tuo investimento parzialmente lo puoi disinvestire anche se è in un mercato di bassista in maniera quasi immediata. L'immobile, invece, se hai una zona, pensi un attimo a chi aveva comprato casa in zone dell'Aquila dove sono state terremotate. O in zone qui, sulla Riviera Romagnola dove ci sono state le mareggiate che hanno rovinato delle case.
tu puoi essere anche assicurato, però se tu hai comprato quella casa per la tua ragione di vita, perché era il tuo sogno, hai perso tutto. Crotone, per citarla, quando io mi stavo diplomando, fra il 96 e il 97, ci fu un'alluvione in cui perirono 5 persone. E io mi ricordo quella cosa perché facevo il volontario nella protezione civile. Un sacco di miei parenti abitavano in case in affitto lungo il fiume, case devastate. Loro hanno cambiato casa, i proprietari hanno perso gli immobili. Per cui quella diversificazione non ce l'hai con l'immobile, a meno che tu non lo faccia di mestiere e sai che lì non devi comprare, cioè ci vuole un certo background di conoscenze. Sì, no, è chiaro, sulla questione del rischio sono completamente d'accordo, è una cosa se metti il rischio sul piano, mercati finanziari tutta la vita, questo è evidente. Guarda che poi, su questa, dopo rispondiamo anche a Susi dopo, però su questa affermazione sei d'accordo? Tu, con Domenico? Senza abbattimenti come lo rischio, in questo periodo sì, lo fai, però in periodi di tassi diversi più bassi, no, sono stati per anni tassi negativi. Poi questo qua è un lordo, secondo me, 4%, eh. Ma il 4% c'è stato un periodo in cui lo facevi anche pseudonetto, soprattutto con gli ultimi, le emissioni, le penultime emissioni, se non sbaglio, lo facevi un 4% netto, però è un periodo. Cioè, ha senso se tu trovi una di queste obbligazioni che ti dura 20 anni, tu per 20 anni ti prendi questo 4% netto, ma siccome tutte le obbligazioni sono 3 o 5 anni o 10, 10 anni, secondo me non vale la pena. No. Neanche secondo me, a parte che in generale io sono dell'idea, poi questo non è un consiglio finanziario, ma sono dell'idea che obbligazioni breve periodo, 3-5 anni massimo, non comprerei mai obbligazioni a 20 anni, a 10 anni. Mi devi rispondere a Sussi. Tra l'altro, sì, dopo rispondiamo a Susi, che è una bella domanda, tra l'altro, mercati finanziari. Investimento azionario, se guardiamo le serie storiche, i dati di 50 anni di investimenti, i ritorni sono mediamente del 7% dei mercati azionari, ma lordi però, ma lordi questi. E quindi se ci togli tutto, alla fine arrivi a un 4% netto, secondo Ma me. diciamo che il netto può essere anche il 7%, però la gente non prende mai in considerazione quello che è l'impatto dell'inflazione. Ovviamente. Perché è vero che magari il mercato americano negli ultimi 20 anni ha fatto un 10, però poi se ci togli il cambio e ci togli l'inflazione e ci togli le tasse, è un 6,5 forse ti porti a casa il 6 nella più buona delle ipotesi e devi beccare i mercati in un certo periodo. È quello il problema, no? Non devi entrare quando sei ai massimi e poco dopo è crollato, come è capitato, non so, bulla del dot com, crisi finanziaria del mondo Esatto, sì. Però subprime, se eccetera, tu eccetera. pensi sempre al tuo concetto che mi ribadivi prima, che lasci l'immobile ai figli, se tu invece di lasciargli un immobile da 300.000 euro, lasci un portafoglio da 1 milione, loro quando moriranno avranno un portafoglio da 10 milioni e l'avranno lasciato ai loro figli, che lo faranno crescere. Mentre Beh, qui abbiamo un l'immobile... problema. Qui abbiamo un problema di eredità però anche, perché voi sapete che in Italia si pagano le tasse sulla successione oltre il milione, mentre se hai un immobile da 1 milione vale il valore catastale in quel caso e non vale il valore di acquisto e quindi hai voglia di fare 1 milione di euro di valori catastali e quindi qua hai anche un vantaggio Sì, fiscale da questo punto di vista. Però se lo guardi nel è lunghissimo vero quello che dici, periodo. sono d'accordo su quello che dici. Guarda, ci chiedeva sulla decorrelazione che è un tema Sì, infatti lo interessante. stavo guardando prima, aspetta che lo Però stiamo parlando di metto. mercati finanziari, dopo torniamo sull'immobiliare, ragazzi. Sì, allora, la decorrelazione che significa che investimenti fra di loro si comportano in maniera diversa in determinate fasi di mercato. Per esempio, se c'è... faccio un esempio pratico, se c'è un problema sui tassi, i tassi si alzano, quindi a prestare denaro ha un costo maggiore per chi lo richiede, chi compra obbligazioni avrà dei rendimenti maggiori in termini di cedole, mentre chi investe in un immobiliare azionario, quindi i cosiddetti REITs, che sono dei fondi quotati in borsa che investono nell'immobile, avranno dei cali delle valutazioni delle aziende perché queste aziende, vivendo di immobili, fanno prestiti per comprare immobili che pagheranno più cari. Oppure in crisi affettive l'oro che viene visto come un bene rifugio tende ad aumentare di prezzo, mentre magari l'azionario tende a scendere perché la gente si va a posizionare su dei prodotti che sono un po' più sicuri durante la fase, diciamo, inflattiva. Ma le dinamiche di mercato sono tantissime, sono complesse. Ogni Sì. asset Sì,
alla sua correlazione col mercato, diciamo, generale, quello azionario. Giusto per concludere, quello che spiegava Pasquale vale anche per quanto riguarda, diciamo, il tipico comportamento inverso che ha l'obbligazionario con l'azionario, anche se non è sempre così, ma di solito va così, diciamo. Perché quando costa di più prendere in prestito denaro, perché le banche centrali alzano i tassi di interesse, l'obbligazionario tende un po' a crescere e a rendere di più. Perché? Perché gli stati si finanziano chiedendo soldi alla gente invece di chiedere i soldi alle banche centrali. Ma allo stesso tempo gli imprenditori, ai quali costa di più prendere soldi in prestito, la loro macchina produttiva rallenta, no? E quindi di conseguenza l'azionario, che le azioni sono pezzi di aziende, lo sapete, tende a rallentare un po' e quindi l'azionario vale un po' di meno, staccano meno dividendi. Di solito le tre classi, correggimi se sbaglio, ma le tre o quattro classi di investimento che decorrelano sono azionario, obbligazionario, immobiliare. E poi anche loro hanno un comportamento Materie abbastanza prime in robusto su generale, sì, materie prime, oro e hanno materie prime in comportamenti tutti generale, loro. Ed è per questo che nei portafogli di investimento si tende ad avere almeno queste quattro classi di sì. Sì, c'è il investimento. famoso portafoglio di Ray Dalio, che è un gestore di hedge fund, che si chiama All Weather, per cui tutte le stagioni, perché ha messo un tot di asset all'interno del portafoglio che, in base al momento storico, salgono, scendono in percentuale e tendono ad avere un rendimento più o meno medio del 6% lordo sul lungo periodo, ma hanno dei minori drawdown e una minore volatilità. Ma ci sono tanti portafogli prefatti, diciamo così. Va bene, scusa, rispondo solo a Fabio che mi Sì, domanda vai. se mi è arrivata la targhetta di 100.000. L'ho Sì. ordinata. Volevo tra l'altro mettere. Sapete quando ti devono preparare perché è fatta a mano la targhetta di 100.000, puoi scegliere il nome che volevi, che vuoi, no? E volevo metterci sopra, volevo scegliere un nome che fosse un dissing a Domenico. Poi alla fine invece ho messo a smettere di lavorare. È stato però divertente, una gag divertente. Volevo rispondere a Dario perché tra l'altro ci fece un video un mesetto fa. Si parte però dall'assunto che il mutuo e l'affitto siano uguali a parità di immobile. Almeno da me l'affitto è sempre più alto rispetto a quanto si pagherebbe per l'acquisto di una casa similare. Ma i calcoli, se li fai così, sono errati perché tu stai paragonando quanto paghi di affitto con quanto paghi di rata del mutuo, ma non sono due costi simili, cioè non sono due costi uguali perché chi sta nel settore va a considerare quelli che sono chiamati i costi irrecuperabili, cioè quei costi che vai a perdere. Perché dico questo? Perché quando tu fai un mutuo, i soldi del mutuo in realtà non li perdi, te li hanno solo anticipati, poi li restituisci. Quindi è come se fosse 0-0 e palla al centro. Per l'affitto invece sono soldi che effettivamente, come chi sostiene il mutuo, butti giù per il gabinetto e tiri la catenella. Per il mutuo, invece, i costi che bisogna considerare e da paragonare con l'affitto, come abbiamo detto anche all'inizio della live, sono gli interessi sul capitale prestato, i costi presunti di manutenzione straordinaria, che sono più o meno ipotizzati essere fra l'1 e il 2% dell'immobile annualmente. Questo non è detto che uno paga il 2% ogni anno di costi, ma deve accantonare quella somma perché l'immobile, se vuoi che mantenga quel valore nel tempo e magari poi lo vuoi vendere più avanti o che non vada in decadimento, li devi mettere da parte perché i lavori dovrai farli. E poi ci sono anche tutti quei costi tipo notarili, insomma, tutti quei costi accessori. Solo paragonando queste due variabili, allora riesci a capire se effettivamente ti convenga dal punto di vista finanziario di investimento l'affitto rispetto al mutuo. Ovviamente al che dica Domenico, taglia la testa al toro anche il momento in cui fai il mutuo. Se lo fai al 5% o lo fai allo 0,8, fa una bella differenza tra quello che restituisci alla banca, perché in un caso sono soldi regalati e nell'altro no. Nell'altro Poi niente. voglio vedere se hai fatto un mutuo al 10% perché in quel momento i tassi erano alti e adesso vuoi fare una surroga all'1% se la banca non ti infila costi nascosti perché non gli conviene avere il tuo mutuo in gestione. Comunque, adesso qui arriviamo al mio cavallo di battaglia, al mio Sì. cavallo di battaglia, perché dal mio punto di vista il risparmio che puoi mettere in campo in un immobile che è tuo è assolutamente inarrivabile quando sei in affitto. Ti faccio tre esempi, boh, non so neanche se me ne verranno in mente tre, ma uno è il poter essere indipendente energeticamente.
Quindi da questo punto di vista tu ti costruisci, se vuoi, se sei in grado di farlo, addirittura un impianto fotovoltaico e quindi puoi non pagare praticamente più le bollette, puoi installarti sistemi di riscaldamento alternativi, stufe a pellet, stufe a etanolo, stufe a legna e quindi tagli molto i costi di riscaldamento, puoi avere una parte di terreno tua dove puoi fare l'orto, dove puoi coltivare, dove puoi ecco, mettere quello che vuoi, anche forse banalmente un balcone dove metti le... Ecco, puoi fare anche le erbe aromatiche e diciamo che puoi scegliere di isolare anche la tua casa, cambiare la caldaia se ci sono gli incentivi e quindi prenderne magari una più efficiente. Questa cosa, se sei in affitto, a meno che non sei un pazzo e vuoi regalare soldi al tuo padrone di casa, te la sogni, Pasquale, te la sogni. Sì, e prova a farlo in via Ripamonti a Milano, un discorso del genere. Ha senso se vivi nella zona del Trentino dove hai tanto spazio e puoi farti quello che vuoi. Ma se vivi su a Porta Romana o ai Parioli, non puoi fare niente neanche se la casa è tua. Soprattutto perché la maggior parte delle persone, purtroppo, perché è una cosa che io ho fatto vivendo in Irlanda, vivendo in una quelle che chiamano semi-detached, per cui quelle villette a schiera in cui c'è solo un muro in condivisione, ma la maggior parte delle persone vive o in condomini o in grosse città, anche nelle piccole cittadine nella quale in cui sono io adesso, è vero che ci sono tantissime case singole, però c'è anche un sacco di palazzetti con 6 piani, 5 piani, e lì fai difficoltà, deve essere il condominio e in quel caso devi mettere d'accordo tutti i condomini, che non è detto che succeda. Vedi, vedi l'ignoranza, vedi Domenico che incarna proprio l'ignoranza, mamma mia, quando non si sanno le cose. Guarda, guarda, puoi raccogliere l'acqua piovana. Allora, L'avevo letto. ragazzi, cioè l'acqua piovana è priva di sali minerali, quindi se tu bevi l'acqua piovana, Come se bevessi acqua finisci in distillata. ospedale, Sì. ok? Se ne bevi tanta acqua piovana. Mi raccomando, mi raccomando. Lo so che era una provocazione, Dome. Lo so. Va bene, no, allora sulla questione dell'appartamento che sei in un condominio sono d'accordo, però te l'ha detto il medico che devi vivere a Milano in un appartamento in mezzo allo smog, in mezzo al traffico, nella Pianura Padana dove c'è più alta incidenza di tumori, dove ci sono, devono ammazzare le nutrie perché sennò distruggono i, non so cosa c'entra, distruggono L'ecosistema, i copertoni delle Alfa Romeo. Esatto, dove la gente si scalda per strada con i bidoni infiammati, lì devi vivere per forza? Eh no, Vivi dove trovi lavoro, però. è un, cioè nel 2024 uno lavora da remoto, dai, uno lavora adesso cos'è? Uno lavora col computer, uno fa l'influencer, uno scrive, uno fa il copywriter, no? E va a vivere in un bel posto in montagna o in un bel posto al mare, si prende la sua piccola casetta, si fa la sua indipendenza energetica. E se fai il panettiere? E se fai il carpentiere, il ferramenta? E Ma vivi in mica un paese tutti. di 500 persone, come fai? questa tua argomentazione mi ha stunnato, effettivamente. Non posso andare avanti, non posso controbattere su questo. Invece per non metterti in difficoltà, volevo anche rispondere sempre a Suxi. Suxo, adesso ci sono pure i fotovoltaici dal balcone per gli appartamenti. E tra l'altro so che non devi neanche chiedere il permesso al condominio, devi solo informarlo. Vero. Però devi fare passare dei cavi all'interno che vanno in un contatore separato, se non ricordo male, perché devi fare l'inverter e tutto quanto. È un Sì, po'. perché tecnicamente non potresti, diciamo, essere totalmente autosufficiente, quindi farti un immettere nel tuo impianto di casa direttamente l'elettricità, dovresti passare con l'inverter, immetterlo anche nel sistema, è un po' più complesso. Questo non vuol dire che non ci sia gente che non lo faccia, abusivamente questa roba la Ah fanno, beh sì, ovviamente, ma però se se vuoi stare nella ne legalità sei è un nella po' più legalità, sì. complesso, ovviamente. Oh, ma Domenico devi provocare oggi? No, guarda che non ti abbiamo invitato esattamente per questo, perché non volevamo essere tediati dalle tue banalità, tremende banalità e provocazioni. In che film un metalmeccanico lavora da remoto? Cosa? Arriveremo anche a questo, ragazzi, arriveremo che vi mettete il vostro visore, così siete in casa col vostro visore, muovete le vostre manine e mentre le muovete si sta muovendo un robot a 12.000 km di distanza in Dubai, magari. Massachusetts, che fa i lavori così, mentre tu mangi patatine e muovi le mani, il robot sta facendo la cosa che fa il metal, che facevi tu in presenza. Arriveremo a questo, eh. Io ci credo che arriveremo a Comunque questo. c'è chi diceva che anche in condominio puoi utilizzare la tua porzione di tetto.
per quanto ne so io, comunque non è informazione sul condominio, devi avere il permesso da parte del condominio. Poi. A parte che ce ne vuole tanto tetto, per poter mettere tanti pannelli. Cioè, per avere 5 kW, per 4,5 kW, cioè devi mettere 4 barra, adesso dipende dai pannelli, però 4 barra 5 pannelli e incominciano a essere, insomma, importanti come superficie, quindi se vuoi Soprattutto essere indipendente è se vivi in un difficile. palazzone in cui ci sono magari 20 famiglie, come in molti casi può succedere, secondo me fai fatica. A quel punto conviene che ti metti il tuo sul balconcino, che al massimo ti aiuta a risparmiare piuttosto che Sì, 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 impelagarti sì. in E una crisi condominiale. poi naturalmente ha questo tema della possibilità di essere più indipendente energeticamente, che abbiamo visto con tutti i limiti, aggiungerei una maggior personalizzazione dell'immobile anche dal punto di vista interno. Voglio dire, tu Pasquale, se devi appendere un quadro, devi telefonare al tuo padrone, chiamiamolo col suo nome corretto, il tuo padrone, Mio capo. il tuo capo, e dirgli: capo, posso mettere un chiodino? Posso mettere un chiodino, capo? E E lui ti dice: infatti, no, no, ecco, perché dopo mi rovini il muro, non puoi metterlo. ma su questo ti do ragione. Infatti, mi è venuta questa cosa in mente qualche tempo fa, quando ascoltavo Paolo Coletti che parlava del fatto perché lui avesse comprato casa, perché dice: almeno se devo mettere un chiodo, non devo chiedere permesso a nessuno. E questa è una cosa che effettivamente è un vantaggio dell'immobiliare acquistato. Però, insomma, secondo te poter mettere un chiodo con un quadro del maestro, quello che presentava una Dravin, non mi ricordo neanche come si chiama, quello col bicchiere di vino in Ah, mano. aspetta, me lo ricordo. Sicuramente Greg se lo ricorderà di sicuro in chat. Era. ma ne vale la pena? Spendere 500.000 euro per appendere un chiodo? Il Beh, maestro insomma. aspetta. Non è solo il chiodo, dai, non è solo il chiodo. Diciamo che le personalizzazioni vanno anche dal colore delle pareti. Raimondo Poi. Scrofalo si chiamava. Teo Mondo Teo Mondo Scrofalo, però. Scrofalo, Ecco, Teo Mondo guarda che Scrofalo. After Babel è stato il primo. After Teo Bane Mondo Babel. Scrofalo. Grazie, effettivamente è un mito per chi è della nostra epoca. Ma Quindi tanto non c'è che. nessuno che chiede il permesso al padrone. Al No, io chiedo il padrone. permesso per tutto. Io anche quando ho preso il cane, pur avendo i mobili miei, l'ho chiamato per informarlo perché, insomma, mi sembra anche Beh, dai, giusto. è giusto, però dovresti avere anche il tuo margine di. Finché non fai danni. Voglio dire, adesso, a parte gli scherzi, il buco nel muro è un po' esagerato perché con un po' di stucco, Sì, anche perché poi chiunque devi abbia il pollice ripitturare, opponibile è sì. in grado di poi di stuccare un muro, secondo me, no? Adesso io non. Dipende dal quadro. Vabbè, Dipende dal quadro, effettivamente. chiaramente, sì. Poi se trovi un quadro, come è successo a Sgarbi, un quadro di un famoso pittore dentro un immobile che hai comprato, allora vale la pena comprarlo l'immobile da Sì. 500.000, se poi il quadro vale 3 milioni. No, comunque sì, quella della personalizzazione secondo me è un tema debole, nel senso che poi non è così importante, no? Voglio dire, le cifre sono in gioco, Perché sono. in realtà alla fine la personalizzazione, chi ti affitta l'immobile ti dice di non fare delle modifiche che possono creare problematiche interne. L'importante è che come gli hai preso l'immobile glielo restituisci quando vai via. Se tu vuoi fare variazioni per 20.000 euro, poi devi spendere altri 20.000 per rimetterlo come era quando sei arrivato. E dipende molto da. Sì, va bene, però anche lì parliamoci chiaro, ma quale padrone di casa fa causa ad un inquilino perché dopo 20 anni gli lascia l'immobile in uno stato che non era quello ottimale di 20 anni fa, voglio Anche perché dire. c'è l'usura dell'immobile di per sé. Cioè, partono 2.000 euro solo per telefonare all'avvocato, non Ah, io, per credo che. esempio, ho messo le zanzariere, non è che poi me le devo smontare, gliele lascio appiccicate. Magari, anzi, può darsi che mi riconosca qualcosa quando vado via, perché effettivamente l'immobile, io ho chiesto il permesso, magari avrà aumentato di valore e mi rivedrò qualcosa indietro, chi lo sa. No, poi è chiaro che essere proprietario di un immobile, adesso voglio parlare di affitto, io che seguo, gestisco, guardo, l'immobiliare mi piace molto, sono un feticista e aiuto anche amici e parenti in questo senso, ho visto cose incredibili, a parte che a me personalmente mi hanno fregato la televisione, le Canarie, prima che fosse affittato a questo amico, ormai lo considero un amico che è nel mio appartamento da tanti anni. Avevo affittato ad un'altra famiglia, se ne sono andati, mi hanno fregato il televisore, ovviamente. Ma poi io ho visto situazioni nelle quali gli inquilini se ne sono andati e si sono rubati le placchette delle prese elettriche, capito? Mamma mia. Vabbè, Robe da pazzi, robe da pazzi. Quindi situazioni ce ne sono di strane, sì.
Sì, so che c'è gente che si rubava le maniglie delle porte perché gli piacevano, le voleva mettere alla casa nuova. Però lì vedi, scendi in quel contesto di cui ti parlavo prima. Quando entrano, dovresti percepire che la persona sia così. Però Sì, lo puoi sì. sapere solo quando vai via. Sì. Però lì, guarda, lì ti aiuta un pochettino le referenze. Le referenze, secondo me, sono una cosa importante Sì, è vero. e quando affitti. Comunque, dai, non entriamo poi in questo tema qui. E sulla questione dell'ereditarietà l'abbiamo già discusso, no? Sì. Perché io ho costruito casa? Perché io so, quando i miei figli saranno grandi, chiaramente, io la casa l'ho costruita e non è che l'ho comprata. Perché è più economico costruirla che comprarla. O almeno lo era quantomeno 13 anni fa quando l'ho costruita. Poi adesso sono un po' fuori da questo mondo del costruire. Però i miei figli avranno una casa, no? Domani e potranno decidere se venderla, se viverci, eccetera. E con l'affitto, cosa gli lascia ai figli? Un pugno di mosche? No, gli lascio magari mezzo milione investito nei mercati azionari che possono utilizzare per come vogliono. Se si vogliono comprare casa, con un clic disinvestono e se ne comprano un paio. Va Però bene. vorrei ritornare su un punto da questo punto di vista, perché se tu mi dici mi sono costruito casa, già è un discorso diverso. Perché il mutuo, secondo me, come dice Domenico con la sua famosa affermazione che utilizzi la leva finanziaria, che può essere, anche se è vero, però comunque hai tutte le problematiche di cui abbiamo parlato fino adesso. Mentre se te la costruisci tu, è un qualcosa di diverso. Sei legato solo a te stesso, a quella che è la tua capacità economica. È vero che potresti chiedere un mutuo per fare i lavori, però magari in quel Sì. caso non chiedi 200.000 euro di mutuo per comparti un appartamento, ne chiedi 30, 40 mila, non li paghi in 30 anni, li paghi in un periodo di tempo molto più breve, e quindi si riduce anche il rischio che tu possa incorrere in problematiche lavorative che non ti permettano di pagarlo. Non, sì, sono d'accordo su questo. Poi, sai cosa c'è? Secondo me c'è un errore grave che fanno tanti quando costruiscono casa, anche quando la comprano. Ma soprattutto quando lo costruiscono, che esagerano un po' con le dimensioni. Perché è vero che la questo lo so per esperienza, la scatola, cioè i muri, il garage, la soffitta, le pareti interne, quelle cose lì non, oggettivamente non costano niente. Cioè, costano, ma non è il grosso del costo. Il grosso del costo sono gli impianti, sono mettere le piastrelle, sono fare gli infissi, quelli sono i grossi dei costi. Fare la scatola la fai di 100 metri quadri o di 200 metri quadri, la differenza non è tanta, no? Qual è il problema? Il problema è che poi ti trovi con una casa gigantesca che arredarla ti costa un casino, gli impianti ti costano un casino e anche gestirla ma non mantenerla ti costa un casino, no? Anche solo tenerla pulita ti costa tantissimo tempo e dopo ti finisci per prendere la donna delle pulizie o l'uomo delle pulizie per par condicio perché qualcuno si offende e quindi quello è un errore che non bisogna compiere, cioè se vi fate una casa o se vi comprate una casa, secondo me 100 metri quadri per una famiglia di 4 persone sono già tantissimi, secondo me. Soprattutto se ti fai diciamo, la casa che debba essere adatta a quello che è il tuo stile di vita. Cioè, ovviamente, se il tuo stile di vita è fare il mega riccone, o anzi mostrare di essere un mega riccone, potresti cadere in dei bias parecchio importanti che ti possono impattare dopo. Secondo il tuo parere, quanto è interessato lo Stato italiano che siano più mobili possibili, autonomi energicamente? Il Movimento 5 Stelle era molto interessato da questo punto di vista, no? Cercava, ecco, 110 di introdurre questa roba, poi abbiamo visto com'è finito, gestito male, come spesso la politica sa fare, perché gestito bene quella cosa del 110 poteva essere un'opportunità interessante. È stato invece un modo per chi aveva le seconde case di sistemarsene, diciamo, ecco, più che altro. Adesso, sai, c'è questa direttiva delle case green a livello europeo anche, per cui non si parla proprio di autonomia energetica totale, ma si parla comunque di andare verso una direzione di case che siano il più meno energeticamente esose possibile. Quindi secondo me c'è molto interesse, secondo me, da questo punto di vista. In futuro ci sarà sempre di più. Poi il nostro amico si ricorda sempre che lui scrocca a casa di Chiara. Salutiamo Chiara Ciao Chiara. che... Quanto ci hai messo per costruire, Francesco? 2 anni, 2 anni.
È un tempo abbastanza breve, tra l'altro, secondo me. Sì, tra l'altro facevo io il direttore lavori anche, non è che mi sono affidato ad una ditta, io ho contattato personalmente le singole ditte, quindi prima i muratori, poi l'idraulico, poi io coordinavo tutti per risparmiare, no, ovviamente. E Sì. contemporaneamente facevo il bracciante, cioè facevo il cemento, portavo le pietre, facevo quelle cose lì e imparavo anche, ovviamente ho imparato un sacco di roba. Ho veramente tirato tante imprecazioni perché... Però Il calendario giù è tirato. mi sono fatto molto il pelo, nel senso che ho litigato con tanta gente, con gli ingegneri, con gli architetti, con i geometri. Sono veramente piovute lame per diversi mesi. Però mi sono fatto molto il pelo, nel senso che adesso se devo fare un lavoro a casa, a chi mi presenta i preventivi e le cose, gli faccio veramente il pelo e il contropelo adesso. Mentre vedo che tante persone sono abbastanza sprovvedute, non accettano qualsiasi roba. E non hanno neanche il coraggio di controbattere con argomentazioni forti quando ti fregano. E quando io affermo che, proprio lo affermo categoricamente davanti a tutte le persone che sono collegate in questo momento, che tutti gli artigiani cercano di mettertelo in quel posto, parlo per esperienza. Ok? Parlo Tra per l'altro ci hai fatto anche esperienza. un video in proposito, se non ricordo Mamma mia, perché, male. ma perché sulle spalle c'ho veramente una serie di persone che hanno sempre cercato di fregarmi. Ma tante, tutte, direi tutte. I mutui fondali hanno il tasso più alto o basso di quelli edilizi? Io Io non so rispondere. neanche. Non sapevo neanche ci fosse questa differenza. Andiamo avanti. Andiamo Sì. avanti. Perché tu hai un problema, chiaramente, Pasquale. Questo problema è il seguente: se il tuo padrone decide di alzarti l'affitto, t'attacchi. Mentre io, che non pago l'affitto, non mi attacco. Se ho la rata del mutuo. Se sono stato intelligente e ho fatto tasso fisso, quella non mi cresce. Come la mettiamo? La metti che l'affitto mi è stato aumentato diverse volte in passato, ho cambiato casa. Ah, così proprio. È No, andato. ma io sono una persona che non si lega alle cose, cioè non è che dico, per me è importante, soprattutto quando ero dipendente, il lavoro sta qui, qual è il modo per risparmiare il più possibile sulla commuting, sulla benzina, sull'usura? E allora trovavo casa lì, me la aumenti, cerco. Dopo qualche mese ne trovo una di fianco che mi costa, magari mi costa di più di quello che pagavo prima, magari mi costa 50 euro in meno rispetto a quello che mi hai aumentato tu. Alla fine, come un po' dicevi tu per gli artigiani, i soldi sono i nostri, perché farci, in questo caso, non fregare, ma perché spendere di più quando c'è un modo per spendere meno? Se poi uno dice, ho il fastidio di traslocare, io ho fatto un trasloco in Irlanda da Milano. Mi sono spedito un paio di bancali e poi mi sono caricato in una 600, eravamo io, mia moglie e il cane e ci siamo fatti da Milano a Kilkenny in una 600. Siamo arrivati col mal di schiena, ma insomma, se uno Ti vuole le auguravi. cose le fa. Cioè la questione è diciamo essere abbastanza minimalisti comunque da questo punto di vista, perché se sei come la maggior parte delle persone che nell'arco del tempo non fa altro che accumulare roba in casa, ogni trasloco è un lago di sangue, ovviamente. L'acqua del sangue, come diceva. Oppure, anche se tu non sei minimalista, come io non lo ero in passato perché ero un idiota, non è che adesso sia tanto intelligente, però prima ero poco intelligente finanziariamente, ti rendi conto che ti costa e ti vendi tutta a raffica. Io 10 giorni, 20 giorni prima di partire per l'Irlanda ho messo tutto in vendita, ho mandato un text, un messaggio agli amici che avevo a Milano e ho detto io c'ho questo da vendere. Qualcuno ha comprato, cioè alla fine ho venduto il 90% delle cose, adesso l'ho regalato e sono partito leggero. Bisogna non legarsi alle cose materiali. Questo è fondamentale. Hai fatto un open house, hai detto oggi è casa aperta, entrate, prendete tutto quello che volete, uscite gratis, così. No, non l'ho fatto, no, non l'ho fatto, però Molto americano la comunque. gente mi chiede, sarebbe stata un'idea molto interessante. Però all'epoca abitavo in una casa che era di 35 metri quadri e Mamma pagavo mia. già nel 2000, era dicembre 2013 quando ho lasciato casa, e pagavo 650 euro al mese.
Comunque Joseph Vinante dice: in Val di Fiemme manco i residenti riescono a trovare un buco di casa. Ma la Val di Fiemme è un posto incredibilmente Turistico, turistico. infatti l'ho scritto anche prima, se spostati però in una zona dove non ci sono affitti annuali come in zona turistica sono pazzi. Comunque, Joseph, io capisco, se la cerchi a Cavalese, se la cerchi a Predazzo, posso capire che è difficile. Se la cerchi, ti cito alcuni nomi perché conosco i posti, perché li amo e ci vado sempre. Se cerchi a Varena, a Laghetti di Tesero, secondo me lì la trovi, no? A Carano, secondo me la trovi più facilmente che nei grandi centri abitati della Val di Fiemme turistici, diciamo. Poi non parliamo della Val di Fassa, che è ancora peggio. Moena, Canazzei, Pera di Fassa sono posti dove secondo me costa come a Milano, praticamente. Gli appartamenti lì Sì, costano come a Milano. sono casi particolari, sono quelli che vanno un po' fuori dalla normalità delle cose. Dove vivi? In quale paesino vivi, Joseph? Dai, dicelo, così sono curioso. Così Io vivo in quando. valle da tutta la vita e ho un lavoro con molte conoscenze. Sì, dai, facci sapere. Guarda Domenico. Francesco per risparmiare avrà usato i mattoni di fango e paglia. In Emilia trovare casa in affitto ormai è impossibile. Oh, Lago di io ho sempre Tesero? Lago di trovato. Tesero non è costoso. Scusa, Lago di Tesero non è un posto proprio costosissimo, Lago di Tesero. No? E io non conosco la zona. È meraviglioso, meraviglioso. Io vado spesso a Cavalese, che è il mio posto preferito. Ah, non è dove vai a correre, no? Tu vai a correre lì in zona dove abiti No, tu. vado in altre zone. E allora andiamo avanti, andiamo Sì. avanti. Paglia è un ottimo isolante. Com'è? La paglia è un ottimo isolante. Sì, per i più pazzi, però. Ma sapete che l'altro giorno tra l'altro parlavo con un mio amico ingegnere e gli chiedevo: ma senti, ma questa storia delle case di legno, spiegamela un po', ma che senso ha fare le case di legno? Perché io tempo fa mi ero schierato molto duramente sulle case di legno, perché ho fatto un'indagine, uno studio e mi sembrava veramente ridicolo fare le case di legno e effettivamente mi ha confermato che attualmente costruire una casa di legno costa il doppio se non il triplo di una casa con tecniche tradizionali e poi, siccome non isola abbastanza, ci devi fare il cappotto all'esterno, però con materiali che sono quelli dell'edilizia classica, a meno che non vuoi fare il sughero, che solo con quello ti spegni vivo, ti spelli vivo, anzi. Così, volevo raccontarvi questa cosa perché mi ha Che sempre poi, tra lasciato l'altro, il molto vantaggio di perplesso. cui si parla delle case di legno è che, al di là di logica, uno penserebbe il contrario, ma sono meno infiammabili perché, in caso di incendio, non collassa la struttura, semplicemente si brucia rispetto alle strutture in cemento armato, dove il ferro all'interno della struttura di cemento si surriscalda e tende a sciogliersi, facendo implodere, diciamo, l'immobile. Sì, dal punto di vista forse anche sismico, magari funziona Anche sì. come. E dunque, naturalmente poi c'è tutto il tema della sicurezza percepita, no? Io sono un grande sostenitore della casa di proprietà perché? Perché io mi sento più tranquillo a casa mia, perché è casa mia, perché nessuno può entrare in casa mia, nessuno può violare la mia privacy. In affitto non è così, Pasqualino caro. Ma se non paghi il mutuo, la banca entra in casa sua entra, non in casa tua, in casa sua. Entra, si riprende le chiavi e se la rivende all'asta. Beh, non è del tutto vero perché dovete sapere che per poter entrare in casa di una persona c'è bisogno dell'ordinanza di un giudice. Nessuno può entrare in casa vostra senza un'ordinanza di un giudice, nemmeno le forze dell'ordine possono farlo, a meno che voi non gli apriate la porta volontariamente. Allora in quel caso possono fare quello che vogliono. Ma sappiate che se questo capita, quando suonano al campanello perché non state pagando le rate, gli chiedete: mostratemi l'ordinanza del giudice gentilmente. E se non ce l'hanno, puoi chiudere la porta e tornare a prepararti la pasta asciutta. La famosa pasta con le patate, Riso e fagioli con patate, le perché non hai riso e soldi. patate e fagioli di cipolla. E Dal punto di vista psicologico, io penso che ti permetta anche di affrontare un po' meglio la vita, sapere che hai un tetto che è tuo sotto la testa, sopra la testa, invece che essere in affitto. Però questa te la ma io rilascio non ho così. mai percepito questa cosa perché l'ho sempre applicata anche al mondo lavorativo, dove in Italia la gente un po' è legata a questa questione del posto con tempo indeterminato, dove all'estero sì, è vero che se c'è un posto, diciamo, fisso, vivi meglio psicologicamente,
però non c'è tutta questa pressione mentale sul fatto di avere un posto fisso fisso, cioè se tu vuoi cambiare ed essere più mobile col lavoro, cambi lavoro. In Italia c'è ancora, anche forse per una questione culturale, il fatto che se non hai la casa tua col tetto sulla testa e quindi se non hai un lavoro a tempo determinato che ti permette di pagarti il mutuo, sei in una situazione precaria quando in realtà è più una cosa mentale. Ovviamente se tu guadagni 500 euro al mese e lavori stagionalmente è un discorso, però se tu riesci a lavorare tutto l'anno con dei contratti e a quel punto stai in affitto, è più una questione psicologica. Mi sembra un po' la somiglianza che c'è tra l'investire in ETF all'accumulo e l'ETF a dividendi, no? Tutti sappiamo che gli ETF ad accumulo sono matematicamente più convenienti, però ci piace avere i dividendi che ci entrano ogni tot mese. Sì, assolutamente. Tra l'altro io sono uno di quelli perché a me piace ricevere la paghetta mensile. Giovanni, Psicologicamente ti aiuta, quindi sei sì. d'accordo con me allora? Psicologicamente sì, però bisogna capire se psicologicamente, separare la psicologia dalla realtà, secondo me. Giovanni ci dice, esistono case affittate da enti assicurazioni vari che non entrano in casa e rispettano la vostra privacy, molto meglio di un privato per esperienza. Aspetta, non ho letto, non ho capito. Esistono case affittate da enti e assicurazioni varie che non entrano in casa e rispettano la vostra privacy? Ma in realtà anche è molto meglio, e non è una domanda, è un'affermazione, giusto? Sì, penso di sì. Sì, Ah, poi ciao Giovanni, anzi, è Giovanni come? Ciao Giovanni. Giovanni, infatti. Non avevo visto che era Giovanni lui. Ci siamo anche incontrati a Milano, mi ricordo. E tra l'altro. In realtà nemmeno il tuo proprietario di casa può entrarti in casa, bisogna codificarlo nell'affitto, nel contratto d'affitto. Se nel contratto d'affitto ha indicato questa cosa, cioè che ogni tot mesi, ogni tot tempo si riserva la possibilità, salvo per avviso, di venire a verificare lo stato dell'immobile, bene. Altrimenti deve concordarlo con te per telefono, non ti può fare le improvvisate, ecco, comunque questa è una cosa che vale in generale. E guarda Joseph che domanda, secondo voi il primo mutuo, questo è interessante, tu che idea ci sei fatto di questa roba qua? Il mutuo è meglio utilizzare per investimento o per comprare la propria casa. Io personalmente, essendo una persona che predilige l'affitto, io se dovessi fare un eventuale mutuo lo farei solo e esclusivamente per l'investimento. E solo per investimento lo faresti? Io sì, non ho interesse a legarmi a un territorio proprio per il discorso che facevo prima. Mi vedo molto più mobile. Cioè, mia moglie, che adesso lavora qui in zona di Reggio Emilia, se poi volesse tornare giù dalle sue parti, visto che io ormai lavoro come libero professionista da casa, a me legarmi con un mutuo, con un immobile fisso. A quel punto, al massimo, posso comprare un immobile dalle zone sue al mare, dove so che c'è la parte turistica, 6 mesi all'anno, 7 mesi all'anno lo metto in affitto e lo uso per quello, per utilizzare, insomma, per creare dell'altro cash flow. Allora, io no, io tutta la vita comprerei prenderei il mutuo per comprarmi la casa, perché tanto poi a parte che una roba non esclude l'altra, perché dopo, anche immediatamente dopo aver contratto il mutuo, puoi mettere in affitto la casa se vuoi, e dopo 5 anni la puoi rivendere senza pagare tasse sulle plusvalenze, e quindi anche lì non ti preclude. Ma volevo aggiungere questo, sulla questione che dicevi, no, della mobilità e di potersi spostare, eccetera. Perché secondo me hai un bimbo piccolo adesso? Perché io con i figli grandi adesso la vedo nella loro necessità di stabilità, cioè nei loro amici, qua nella zona. Cioè questa roba qua bisogna fare, quando sei genitore bisogna farci conti con questa cosa, no? Perché io non lo so. La vedo una cosa molto destabilizzante per loro l'essere continuamente sballottati da un posto all'altro. Perché un adulto che comunque non ha più quei legami che aveva quando era un ragazzo, la sua compagnia con cui girare, i suoi amici di scuola, eccetera, può tranquillamente da un giorno all'altro cambiare città e andare via, se vuole. Ma secondo me io vedo i miei figli comunque ne soffrirebbero di lasciare la loro scuola, i loro amici, no? Anche i nonni magari che sono vicini, eccetera. E quello Però io lo considero un se fai vantaggio un che c'hanno. discorso al contrario, scusa, se fai un discorso al contrario, io sono stato un po' un giramondo perché da quando avevo 19 anni che giro, comunque i contatti con gli amici li ho tenuti.
sono andato in giro, ho lavorato di qui, di là. In fondo, molti di noi, soprattutto noi del sud, rispetto alle persone che vivono nei grossi centri del nord, hanno comunque dovuto per necessità muoversi. Anche il buon vecchio Domenico, che viene da Barletta, La lui Barletta. è andato in Inghilterra, adesso sta in quel di Torino. Insomma, la mobilità uno non la deve prendere come una palla al piede, più come delle opportunità, perché le amicizie vere, insomma, si mantengono. Il mio testimone di nozze è un mio amico che suonava con me quando avevo la band giù a Crotone e avevamo 14 anni. Viviamo in città diverse da quando io ho 19 anni e comunque lui è stato il mio testimone di matrimonio e ad agosto io andrò al suo matrimonio, insomma. Per cui è una cosa sicuramente che ti impatta un po', però non è che deve essere un freno pensare quello. Sicuramente è più semplice perché se c'è un bimbo piccolo non ha tanta differenza, però magari i tuoi figli hanno in mente qualcosa di diverso per la loro vita. Non vogliono vivere lì dove stai tu, vogliono vivere, non so, in Germania, in Scandinavia. Questa cosa non si può sapere, ovviamente. No, però guarda, questo confronto mi è piaciuto molto perché io sono sempre stato molto conservativo, no? Da questo punto di vista. Ho girato, ho provato a vivere all'estero, alle Canarie, eccetera. Ho lavorato tanti anni a Milano, a Bologna, quando avevo 20 anni. E ho sempre sofferto un casino questa cosa di star via, diciamo. Sì, E invece vedi che ci sono persone come te invece che lo vedono come una cosa positiva, no? Quindi, beh, è una cosa molto personale questa. sì. Purtroppo non si può dire è meglio fare questo o fare quell'altro. È molto, ma molto personale. Va bene, e con il Allora. rischio sfratto come la mettiamo? Perché se domani ti arriva una letterina e ti dice: amore caro, te ne devi andare. Ma me ne devo Questo andare è perché un non problema che non pago hai o quando. perché. No, perché vuole, il padrone vuole la casa per i suoi figli. Vuole fare casa per i suoi figli, c'ho 6 mesi per trovarmene un'altra. Tra l'altro, visto che quando siamo arrivati qui, io avevo lavoro qui a 2 chilometri e adesso lavoro da casa, invece mia moglie lavora in centro a Reggio, ci spostiamo vicino al suo lavoro e risparmiamo sulla benzina. Qual è il problema? Stunnato, su questo stunnato lo ammetto e non aggiungo Ma altro. guarda, voglio rispondere anche a Steve perché è la seconda volta Sì. che mi parla dell'Emilia Romagna. Reggio Emilia non hai fatto fatica a trovare una casa in affitto. Io in vita mia non ho mai fatto fatica a trovare una casa in affitto per il semplice motivo che ho pensato prima di tutto alla comodità lavorativa e mai a quello che è la casa. Cioè, ovviamente uno dice non voglio andare in una catapecchia, però bisogna sapersi adattare. Un po' come parlavamo prima del minimalismo, cioè se ti vuoi portare tutto quello che c'hai con te dietro, molto probabilmente non troverai mai la stessa casa, perché ogni casa è stata costruita con in mente una certa tipologia di acquirente o di affittuario, comunque. Quello sì. Quando ti muovi in città diverse, io ho avuto case diverse in Irlanda, dove le case sono più grandi perché c'è tanto spazio e pochi abitanti, vivevo in una villetta detached, semi-detached, su 2 piani, con 3 bagni, 3 camere da letto, pagavo una cosa irrisoria, però ho vissuto anche in un mini appartamento da 35-40 metri quadri, in provincia, vicino Melzo, in provincia di Milano, neanche a Melzo, pagavo 650 euro al mese, ci si adatta. Ovviamente se si ha famiglia, adesso che ho famiglia è più difficile, sicuramente quello Però è. vedi che Joseph ti sfida e ti dice: prova in Val di Fiemme, Pasquale. Se mi trovi una casa in affitto, ti pago la commissione. Ma io non ci devo lavorare in Val di Fiemme, È che non ovviamente. si sa mai, e non si sa, e magari sì, e magari ci devi andare. E se devo andare a lavorare in Val di Fiemme, faccio i conti, perché anche quello è giusto fare. Cioè, quando, ecco, per esempio, questo mi va di citarlo, quando sono andato a lavorare in Inghilterra, che ero un giovincello, era il 2003, quindi i soldi giravano, ho lavorato per una grossa compagnia petrolifera, la Esso, non so se la conoscete, è gigante, e loro, visto che sapevano che c'era difficoltà a trovare appartamenti in quel periodo, mi pagarono un albergo per quasi un mese, così che io avessi modo e tempo di cercarmi un appartamento. No, oh, no, beh, ma Uno si quelli. fa i conti in tasca. In Val di Fiemme c'è qualcuno che mi potrebbe offrire questa opportunità? No, e allora o mi sposto io in un'altra parte, insomma, bisogna trovare il giusto compromesso. Te lo dico io cosa potresti andare a fare in Val di Fiemme.
pagato e con il vitto il cameriere. Fai una bella stagione in un bel rifugio, 12 ore al giorno, 7 su 7, in cima al nulla, non spendi niente, tutto quello che ti entra ti rimane in tasca Spendi e la sanità mentale, però mi sa, sì, no, perché ma se stai lì in io mezzo a guarda, nulla. sai che ci ho pensato più di una volta di dire vado a fare una stagione in un rifugio di altissima quota per vivere un'intera estate in montagna fuori dal mondo. Poi ho detto, sai che c'è, me ne sto a casa mia. Ma Che comunque sono in mezzo al bosco uguale. ho fatto il barista, l'ho fatto a 20 anni. Adesso noto che farei fatica a fare queste tipologie di lavori. Non so, io rispetto le persone che lo fanno ancora a quest'età. L'unico che ha 1 milione è Francesco, ma io ho più di 1 milione, eh? Io ho più di 1 milione. Io 1 milione di lire per la parte, No, più o meno. allora, se sempre per parlare della Sì. Val di Fiemme, scusa, Sì. volevo dare un attimo consolare un attimo Joseph. E io, una mia carissima amica, lavora a San Martino, vive e lavora a San Martino di Castrozza, e che è un posto turistico famoso, che è stato anche molto VIP in passato, ora forse lo è un po' meno. E in effetti lei stessa, che è originaria di lì e lavora lì, ha avuto grandi difficoltà a trovare da andare a vivere in affitto quando è voluta uscire dalla casa dei parenti, dei genitori, e dalle ultime notizie che ho avuto paga veramente tantissimo, tantissimo, come se fosse un turista, no, diciamo, quindi cifre assurde. Questo qua è un problema, penso che sia un problema generale delle zone turistiche, no? Sì, infatti nella zona in cui è nata mia moglie so che adesso molti non vogliono affittare a famiglie perché da maggio fino a ottobre, settembre, fra i turisti italiani e quelli stranieri guadagnano il triplo di quello che guadagnerebbero affittando una famiglia. Sì. Bene, io sto aspettando che tu affondi il coltello nel Sì. mio intestino tenue, e parlandomi del rischio di calamità, per esempio. Rischio calamità, guarda, te l'ho detto anche all'inizio, perché effettivamente ne abbiamo parlato prima, parlando dell'alluvione che ci fu a Crotone. I miei zii hanno cambiato casa, il proprietario lì su quell'alluvione ci ha perso gli immobili. È brutta come cosa. Poi tu stai in zona di montagna, chi dice che non possa succedere che a causa di cambiamenti climatici ci siano degli smottamenti o della cementificazione aggressiva, possa succedere qualcosa del genere. Allora, io questa la considero una paura esagerata, nel senso che comunque alla maggior parte delle persone, nella maggior parte dei luoghi del mondo, non capita mai niente. E sai chi è che ti mette in testa queste paure, Pasquale? Sai chi è che te le mette in Gli testa? assicuratori? Gli assicuratori, gli bravissimi assicuratori. Vendimi questa penna, vendimi questa penna. Fanno così gli assicuratori, ti creano una paura, così poi remotissima, però se succede quella roba lì, allora dopo tu sei fregato. Sì, però quella roba lì, ragazzi, non succede. È come quando mi fanno i discorsi, no? E che mi dicono, ma cosa risparmi a fare che dopo domani metti fuori il piede dalla porta di casa, ti cade in testa un mattone e crepi. Sì, ma quella roba lì non succede. Al 99% delle persone hanno una vita lunga, in salute, stanno bene, se la godono, insomma, no? Quindi per me quella roba lì di rischio calamità è una cosa chiaramente che capita, però immaginiamo quante persone capita in Italia, ad esempio, no? Ci sono delle zone che purtroppo sono molto sfortunate, ogni anno succede qualcosa in qualche zona, ma nel 95%, 99% delle zone non capita nulla, no? In generale. E poi ricordiamoci che ci sono comunque la possibilità di avere delle assicurazioni. Ad esempio, dove io ho l'appartamento affittato a studenti, paghiamo ogni anno abbastanza cara un'assicurazione che però copre una ricostruzione totale dell'immobile anche in caso di terremoto, per dirti. Ed è cara, però se ti fai bene i tuoi conti, lo fai rientrare nel costo di affitto e devi saperci un po' fare con l'immobile, Sì, ecco. devi saperlo, diciamo, andare a, a... Per me paura, falsa paura questa per me, ecco. C'è Joseph che ci dice, sapete che da ex assicuratore si viene informati e mette paura nella gente. Eccolo qua, la bocca della verità, la bocca della verità. Brindiamo, brindiamo. La casa di Francesco in montagna diventerà una casa al mare per l'innalzamento del livello delle acque.
C'era stato quel meme tempo fa, ti ricordi che vendevano le case in pianura padana dicendo tra 10 anni avrai il mare davanti a casa? No, non me la ricordo. Questo C'era invece è qualcuno. indirizzato a me. Pasquale parla come se cambiare casa fosse come cambiare un paio di scarpe, quando in realtà stravolge la vita. Quanti pensate siano disposti realmente a farlo? Beh, io l'ho fatto, però parlo della mia esperienza personale, ma è una questione psicologica, un po' come parlavi adesso tu, Francesco, sull'assicurazione. C'è la differenza fra il percepito e la realtà. Poi ovviamente se c'hai quattro figli adolescenti che vanno alle superiori, che staccarli dalla propria amicizia, dalle proprie abitudini, psicologicamente impattante, è diverso rispetto ad avere una famiglia, un bambino di 2 anni, 3 anni, o magari essere single. Allora, poi abbiamo le agevolazioni fiscali per il mutuo, ad esempio, da mettere sul piatto, secondo me, no? Cioè, quando tu contrai un mutuo per comprarti la casa, hai la possibilità di detrarre una parte del mutuo, un 19% tipicamente, dall'IRPEF, e quindi hai una convenienza rispetto all'affitto, e quindi questo deve essere tenuto in considerazione, secondo me, quando scegli se Beh, comprare anche casa l'affitto ti o no. puoi scaricare comunque. Me lo scarico tutti gli anni. Devi essere incredibilmente povero per poter detrarre l'affitto, eh? Sì, ecco. Io me lo detraggo, perché come direbbe, come si chiama quella che dice? Io sono povero, come? Vabbè. Che è Frank Ramuglia, Frank Gramuglia, sì. il Sono mio povero come carissimo la amico merda. Frank. Beh, da quando, diciamo, ho ricominciato a fare il libero professionista, c'ho tutto, esenzioni su tutto, sanità, un sacco di cose. Beh, però quello è un vantaggio dei liberi professionisti, comunque, Sì. che Giovanni ci puoi dice, detrarre. comunque, considera che gli studenti non andranno più all'università perché seguiranno solo lezioni online. Allora, ci ho pensato, sai questo Giovanni, ci penso sempre, ed è anche il motivo per cui non ho in mente di fare altri investimenti di questo tipo, perché stanno nascendo tante università che fanno solo online. Con tanti costi, cioè con meno costi, con meno problemi, eccetera. Però sai che fetta enorme di economia si ferma se si fermano le università fisiche? Ma sì, io diciamo che sicuramente leveranno del mercato perché ne stanno nascendo stanno sbocciando come i fiori e anche le università tradizionali adesso ti permettono di seguire solo da casa, per cui chi è un fuorisede molto distante potrebbe anche solo decidere di fare gli esami in sede, però è un mercato talmente ampio e c'è un business anche ampio da parte delle università, che secondo me è difficile, che almeno nella nostra epoca, magari fra 50 anni sarà diverso, ma adesso la vedo ancora un po' difficile come cosa. Sì, anche perché tu pensa, si ferma, a parte tutto l'ambiente universitario che si ferma, che di fatto ha non so quante centinaia di lavoratori che girano intorno all'università solo per il comparto universitario, tra professori e chi pulisce, chi fa manutenzione e chi gestisce gli immobili, eccetera. Ma poi abbiamo tutto l'indotto esterno, no? Quindi a parte gli affitti, abbiamo tutti i ristoranti che lavorano e poi i mezzi pubblici, e, insomma, ce n'è, i negozi, perché gli universitari sono un business molto molto importante che fa girare tantissimo l'economia. Cioè, la mia città è ricca a questo livello di ricchezza, che insomma il Trentino è una regione ricca, questo è indubbio, sì per il turismo, ma tantissimo anche perché è una città incredibilmente universitaria. Cioè, ci sono Tanto 5-6 facoltà. per parlare di università, per chi non lo sapesse, negli Stati Uniti esistono anche dei REITs, o anche nel Regno Unito, che investono solo nel settore delle residenze universitarie. Qui è un business. Se ci si mettono i fondi quotati, ancora è dura a morire. Diciamo che è impattato, però io comunque l'affitto me lo posso scaricare. Per ritornare al discorso di prima. Infatti, Frank ci ricorda, Frank povero come la M, giusto? Sì, bisognerebbe rinvitarlo. Ma ci potrebbe invitare una puntata, Frank, di buoni consigli, così gli facciamo dare dei consigli giusti e finiamo tutti in galera. Sai che Domani fette gli nome di scrivo. addestratore di cavalli è fallita con l'avvento dell'automobile? Eccolo qua con la sua ignorantata della serata. Eccolo qua. Anche quelli che avevano i Che calessi adesso col bello. treno.
bello poterti dare dell'ignorante nome senza che puoi dirmi niente. statistiche parlano chiaro, l'università online cresce esponenzialmente, ma è vero questo che crescono esponenzialmente, però è un Sì. business duro a morire, secondo me. Non la vedremo nel nostro arco di vita, questa scomparsa. Passerà un po' di tempo. E comunque diciamo che se hai un appartamento, adesso questo lo faccio per autoconsolarmi, se hai un appartamento in una buona zona universitario, no, affitterai qualcun altro, affitterai a Sì. turisti. Turisti puoi affittare ai professori che magari comunque in università per un motivo o dell'altro ci devono stare. Sì, Gli poi lavoratori impiegati fuori sede. universitari, sì. Lavoratori fuori sede. Ma sai, il mondo degli affitti, secondo me, a meno che non cambino delle leggi che li rendano insostenibili, tenderà ad essere sempre più fiorente in futuro, perché di solito quando la povertà dilaga, ed è quello che sta accadendo nella nostra economia, e le persone non hanno possibilità di avere i loro appartamenti, le loro case, quindi l'affitto diventa qualcosa che si diffonde sempre di più, no? Sì, sono d'accordo. Va bene, ragazzi, ci sono altri argomenti? Avete un po' di domande prima che ci salutiamo? No? Perché mi sembra Pasquale che abbiamo toccato un po' tutti i punti che Beh, erano abbiamo importanti, toccato no? prima di quasi tutti i punti, sì. Peraltro, magari se potevo aggiungere, se proprio voleste prendere questa fantomatica decisione di acquistare, cosa che io sconsiglio, però se Ma proprio non è voleste consiglio farlo, finanziario. proprio se voleste farlo, almeno se siete giovani, all'inizio della vostra vita viaggiate, guardate anche le altre culture, state in affitto, condividete con altre persone le vostre esperienze, perché se proprio quando tornate volete acquistare, sarete anche degli investitori del mondo immobile più formati. Sì, beh, questa è una cosa che mi sento di condividere. A parte che poi è bello anche, no? Vivere con altre persone, condividere gli appartamenti, fare couchsurfing, no? Quindi andare a vivere sui divani degli altri per un periodo. Secondo me è molto. Oh, mi si rompe la sedia. È molto formativo, no? Anche vivere con gli altri, impari un po' anche a, come dire, no? Accettare come sono le altre persone quando vivi da solo ed è casa tua e Capire le altre basta. culture, capire che poi l'Italia non è poi così male in molte cose. Se avete vissuto all'estero, soprattutto nei paesi in cui ho vissuto io, no, non vi lamentate proprio di tutto. Sì, ma anche secondo me questo qui è anche un falso mito, no? Voglio dire, è chiaro che ci sono zone dell'Italia che hanno più problemi e zone che ne hanno di meno. Però io non lo considero un paese terribile dove vivere, cioè abbiamo tantissime cose bellissime, no, in Italia Anche che perché questa mancano in altri differenza paesi. di zone più ricche e più povere ce l'hanno tutte le nazioni. L'ho notato in Inghilterra, l'ho notato in Irlanda, ci sono in Germania, l'ex Germania Est rispetto all'ex Germania Ovest. Cioè, per vedere effettivamente le differenze, bisogna viverci nel posto. Io che l'ho vista, io che ogni volta che in Irlanda andavo dal medico di base a pagare 60 euro per farmi visitare, Ma ragazzi. questa sarà probabilmente però la finaccia che faremo anche in Italia, se andiamo avanti così. Guarda, Mister Lupin ci dice di parlare del tema del notaio, spese di istruttoria, IVA, tasse. Tra l'altro, in questo momento, proprio oggi stanno definendo nuove regole, nuove leggi su temi di spese notarili. Vogliono fare una tassa unica, adesso sull'eredità anche vogliono fare una sorta di tassa unica, ho visto. Sarebbe più semplice poi. Sì, ne parlavano sulla. Sarà una suppostona che alla fine paghiamo di più, vedrai. E per quanto Questo riguarda qua. questi costi, li abbiamo visti praticamente un po' prima quando abbiamo parlato dei costi non recuperabili. Cioè, perché effettivamente la vera convenienza la si vede quando il valore di quello che si spende in affitto è minore o superiore rispetto a quelli che sono i costi recuperabili, per cui interessi, notaio, spese di istruttoria, tasse varie e così via. Sì, però bisogna anche dire che queste incidono tanto quando compri la seconda casa, che ci paghi. Diciamo che il grosso è l'imposta sul valore aggiunto che paghi sull'acquisto della casa, che la seconda casa la paghi al 9%, quindi quello è importante, è grosso. Sempre sul valore catastale, eh. Però quando compri la prima casa invece, lì è al 4%, e quindi è molto molto contenta. Tra l'altro, piccolo aneddoto. E ad introdurre questa tassazione agevolata, a richiederla al governo tramite insomma, le procedure che ci sono, le commissioni, eccetera, al tempo fu un notaio di Trento, tale notaio Piccoli, che io tra l'altro ho avuto l'onore di conoscere personalmente,
e che è stato lui, quando era presidente dell'Ordine dei Notai, a introdurre la possibilità di avere la tassazione al 4% quando compri la prima casa. Quindi secondo me sulla prima casa non incide tanto, perché appunto, ripeto, è sul valore catastale, quindi non sono cifre enormi, è qualche migliaio di euro, poca roba, diciamo, in totale. Chiaramente poi se passi tramite anche l'imposta di bollo, quelle cose lì non sono cifre molto, molto grosse. Il notaio lo paghi abbastanza, quello è vero, però comunque sempre cifre intorno ai 1000 euro, non di più. E poi cos'altro c'è? Sì, l'agenzia immobiliare, però lì dipende quanto sei bravo tu a contrattare. E Poi con lì ci sono l'agenzia anche che... agenzie che chiedono solo all'acquirente chi è entrambi, per cui magari te la puoi anche, se scegli l'agenzia giusta, te la puoi evitare quella spesa. Sì, tra l'altro sì, e poi le agenzie tendono sempre a chiederti, partono a chiederti un 3%, ma stai tranquillo se ha affare concluso, gli dici, ti do l'1%, chiudiamo, se no niente, e ti dicono, va bene, allora mi dai l'1%. Sì. Questo te lo assicuro perché è una cosa che faccio sempre anch'io quando compro, e funziona Ormai sempre. c'hai un'esperienza da quel punto di vista. Domanda sempre di Giovanni: a chi intestare l'immobile quando si è in coppia? Anche nell'ottica di futuri investimenti, è meglio intestare un solo coniuge o tutti e due in parti uguali? Qui Se ci te lo vorrebbe il puoi tenere, fiscalista. tienitelo, Giovanni. Se ce la fai a tenertelo, tienitelo. È chiaro che sarebbe più corretto intestarlo a entrambi se entrambi hanno contribuito a pagare, però dopo hai diversi problemi, se per caso la coppia poi si sfalda. Sono Eh sì, però devi dividerla. notevoli. È notevoli, è complicato. Tocca vendere ed è complicato. La mia filosofia è, dice Giovanni, io comprerei case per mettere in affitto e vivere in un camper per girare e godermi la vita senza spese folli, penso che sia. Pisse, Beh, senza spese come fa il nostro pisse. Domenico amico... D'Oronso. No, sì, beh, lui sì, non lo so. Sì, anche. No, lui ce l'ha pure la casa, perché... No, il Burbis, Cristiano Fabris fa così, ha una casa a Milano affittata e gira col cane, vive nel camper. Però lì è un investimento, non è un mutuo per viverci, Giusto, no? giusto, 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 sì, giusto, giusto. Marco mi dice: Grande Pasquale, quando c'è differenze tra Irlanda e Italia? C'è una playlist sul mio canale. Ho raccontato diverse differenze quando vivevo lì, tra l'altro. Qui ci sono molte cose, però magari ci faccio un video aggiornamento in futuro. Guarda Lupin cosa dice, come comprare una macchina se non la tieni 20 anni, ci perdi soldi rispetto ad un noleggio a lungo termine? È così anche la casa? Dipende Secondo me no. secondo me qui, cioè dipende veramente da quanto sei stato bravo a prendere il giusto interesse di pagamento sul mutuo, dove l'hai comprata. È un po' più legato alla geografia dell'immobile che non all'immobile stesso. Sì, poi devi considerare Lupin che, tra l'altro, più o meno dopo 30 anni la casa ha bisogno quasi di una ristrutturazione completa. E quindi ci metti dentro 1000, in Italia mediamente parliamo di 1000 euro al metro quadro per una ristrutturazione totale. E quindi tu l'hai comprata, la tieni a lungo termine, pensi di aver ammortizzato e poi ti arriva la mazzata. È vero che detrai, eh? Tra il 50, al minimo il 50% tramite IRPEF, ma arrivi anche al 90% in certe situazioni, per esempio le facciate, se sei in centro storico ce l'hai il 90%, cose di questo tipo. Però deve essere tenuto in considerazione il fatto che ci sono i costi di ristrutturazione che arrivano. Magari non neanche a te, magari arrivano ai tuoi figli, no? Perché comunque sono dopo 30-40 anni tipicamente dal nuovo. Quindi magari li affronteranno i tuoi figli quei costi lì, però li devi mettere in previsione. Che poi era quelli di cui abbiamo parlato prima, di tenere sempre e accantonare quell'1,5% del valore dell'immobile tutti gli anni, così tutti questi interventi, tra virgolette, non ti vanno a impattare in maniera improvvisa, cioè è un costo che si ha, a prescindere. Va bene, ragazzi, io direi che... È Se, stata una allora, bella fateci chiacchierata. sapere... Sì, fateci sapere per favore in chat se vi è piaciuta, perché io e Pasquale ne avremmo in programma un'altra, che sarebbe
il confronto tra immobiliare fisico e investimento invece in REITs, no? Esatto, sì. Il REITs, cioè, no? Beh, insomma, non spieghiamo cos'è, che è abbastanza chiaro, penso. E quindi se ci dite sì o ci dite no, così scrivete sì, molto interessante, oppure no, 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 siete due ignoranti, noi decidiamo se la settimana prossima, penso a questo punto, Sì. magari di lunedì pure, Pasquale, che dici? Possiamo fare un altro confronto. Sì, sarebbe molto interessante da parte mia. Spero che anche chi ci ha seguito stasera, insomma, possa avere lo stesso interesse. Marco Valdo dice ok, con Pasquale sugli Giovanni. affitti brevi, con Domenico sugli affitti brevi, volevi dire Greg, forse. Sì, infatti Domenico è più esperto di me. Sì, abbiamo provato a incarnare un po' no? Le due fazioni, no? Perché c'è un po' questa divisione, Sì, diciamo, sì. nell'aria. Però fatta con Così. criterio, senza scadere, insomma, l'abbiamo Sì, fatta. sì. Sì. Però è interessante perché abbiamo comunque entrambi due esperienze abbastanza opposte, no? Da questo punto di Sì. vista. Cioè, io mai stato in affitto, tu sempre stato in affitto e quindi è bello, no, vedere le varie. A me alcune cose che hai detto non ci avevo effettivamente pensato e sono state molto interessanti, al di là di incarnare una o l'altra fazione, diciamo. Sì. No, ma infatti anche per me è stato così, perché a volte ti autoconvinci di qualcosa, però se qualcuno non ti mette di fronte a quello che la possibile alternativa in quel particolare ambito, non ci vai a pensare. Anche Sì, Domenico sì. ci dice di sì, eh? Bene. Incredibile, incredibile. Guarda, forse possiamo rispondere all'ultima domanda di Marco Valdo che Questo dice qui, quanto quanto patrimonio? patrimonio immobiliare bilanciato. Dai, allora qui non voglio dirti la mia, Pasquale, voglio sentire cosa ne pensi te e poi ti dico quello che penso io. Quanto patrimonio immobiliare bilanciare in confronto degli strumenti finanziari, cioè in un portafoglio di investimenti. Ok, allora qui è un po' più complesso rispondere perché un immobile solitamente vale un bel po' di soldini, per cui a meno che uno non abbia un patrimonio enorme, un bel patrimonio grande, l'investimento immobiliare andrebbe sempre a impattare in maniera importante quello che è il portafoglio totale dei propri investimenti, strumenti finanziari. Però se uno dicesse ho un grande patrimonio, io come tutti gli investimenti non lo vedrei più al di sopra di quello che può essere un 10-15%, perché poi può avere un impatto negativo su tutto quello che è il patrimonio. Però se uno ha un patrimonio piccolo, se io ho 200.000 euro investiti nel mercato finanziario e il mio immobile vale 300.000, è ovvio che sono sovraesposto sull'immobiliare. Però non è che ci puoi fare niente, anche se compri un immobile è quella la spesa che fai, non c'è molto da fare. Infatti Lui Marco ci Valdo dice, dice... vedi, è chiaro che quella è la spesa. Forse Sì. Però gli... 300-400 ne ha due, diciamo, sicuramente ne ha due, minimo Sì, due. due o tre se è un paesino piccolo, però se poi tu hai 50.000 euro investiti, ovviamente sei molto sovrapposto sull'immobiliare, però si presume che se hai tutti questi immobili investiti... Se anche una persona che ne capisce dell'immobiliare e non è impattato in maniera negativa da alcune dinamiche che potrebbero impattare una persona che come me non ha mai fatto un investimento immobiliare, sicuramente sai gestire meglio la cosa, Ma o come un po' te, Francesco. questa, sì, a parte che io, adesso dopo rispondo io, però volevo chiederti una cosa, Pasquale, scusa, ma questo ragionamento del 10% lo fai anche in un portafoglio di investimenti? Cioè tu dici io più di un 10% in ETF REITs non lo metterei in un portafoglio? Con gli ETF è già un po' più diverso perché l'ETF già parti da una diversificazione che è molto Larga. importante, molto larga. Però se parlassi di azioni singole, a meno che non sia una persona che è esperta nell'analisi delle azioni, che sa analizzare i bilanci, sa analizzare uno più del 5-6% in una singola posizione, comunque vai a sovraesporti in un'azienda. Ma il senso di avere, perché io mi sono fatto la mia idea nel tempo, diciamo, però mi interessa il tuo parere. Cioè, il senso di avere una componente immobiliare in un portafoglio, cioè qual è? È decorrelazione e poi speculazione, perché comunque possono andare molto bene, solo questo? Immobiliare intendi immobiliare fisico o da REITs? REITs. Sono leggermente decorrelati rispetto al mercato, anche se in periodi particolari come ad esempio quelli con i tassi,
sono più correlati, perché ovviamente Sì. i REITs sono dipendenti dai mutui. Chiaro. La dinamica però lì è diversa, è che l'immobiliare in un certo ambito, soprattutto in quello americano, è molto mobile, è molto più movimentato rispetto al mercato europeo, dove per una questione come abbiamo parlato un po' di tutta la serata, dove si fanno molti acquisti e la casa non si cambia molto spesso, chi l'acquista l'acquista per viverci tutta la vita, in America è diverso perché chi acquista, però anche una questione fiscale, perché più vale l'immobile, meno paghi di tasse. La gente tende a cambiare spesso casa perché vuole semplicemente abbassare la quantità di tasse da pagare, che è una cosa un po' stupida, è come mettersi in un secchio e poi cercare di camminare, mettere i due piedi nel secchio e cercare di camminare. Piuttosto uno dovrebbe cercare di risparmiare. Però Sì, purtroppo ma gli il americani mercato sono strani da americano, questo punto di vista. esatto, il mercato americano da quel punto di vista è così. Questo è anche uno dei motivi per cui molte delle case americane, come si vede anche nei film, sono quattro ottavi di legno e dei muri di cartongesso. E poi arrivano le trombe d'aria. Esatto, e se le portano via. Perché? Perché la gente cambia talmente così spesso casa che chi entra in una casa acquistata la rinnova da zero, parte da zero e se la rimette a posto. Va da Walmart, va da tutti questi posti, che Lowe's, se lo credo che si chiami l'altra azienda molto importante, compra tutto e rimette la casa a nuovo. È una mentalità diversa. Io comunque personalmente i REIT, se fossero ETF, anche più del 10% li terrei. Ma, cioè, Soprattutto si perché, ma tratta. perché uno ci dovrebbe mettere nel portafoglio? Perché, per aumentare la rendita, perché tecnicamente potrebbero rendere di più di un azionario globale. Solitamente chi investe in REIT lo fa, uno, perché storicamente, in particolare per gli storici, il comparto dell'indice che si chiama FTSE EPRA Nareit ha sovrapperformato l'S&P 500 in alcuni periodi storici. Ok. E poi perché chi investe in questo settore tende a voler avere solitamente una rendita, perché i REIT sono famosi per il fatto che hanno una tassazione agevolata, un po' in tutto il mondo, ma negli Stati Uniti soprattutto, e pagano talmente poche tasse perché sono obbligati per legge a distribuire il Dividendi. 90% in dividendi, per cui Sì. chi compra un ETF sui REIT si trova non solo una crescita del capitale, per cui un capital gain sull'ETF, ma anche una distribuzione piuttosto corposa. E Chiaro. quindi ha senso tenere un ETF anche in porzioni più ampie, un ETF che segue REITs, perché in momenti oscillatori dei mercati, quando ci sono i famosi mercati bear, quelli orso che vanno a scendere, comunque si calmierà un po' questa discesa con quello che è la distribuzione dei dividendi. Allora, il mio punto di vista su questa cosa qua, no? Sulla domanda che aveva fatto quanto mettere, quanta Sì. percentuale. Allora, è chiaro che, come diceva Pasquale, immediatamente quando compri un immobile ti sovraesponi, no? Nel senso che diventi quasi 90% immobiliare e tutto il resto, perché sono talmente grandi le cifre che ovviamente ti sbilanci tantissimo verso l'immobiliare. Quindi per me ha senso. Uno, come si diceva inizialmente, se hai la possibilità di sfruttare la leva, no? Quindi sei in un momento di tasso di interesse basso e dici, io non ho soldi da investire nei mercati finanziari, cosa faccio? Beh, la banca me li dà lo 0,8%, me li prendo dalla banca e mi prendo questo rischio, acquisto un appartamento, lo investo, così ho una rendita da subito che magari copre in parte l'affitto e un po' qualcosina mi entra, no? In casa. Tra l'altro posso abbattere anche un po' di IRPEF se compro un appartamento da ristrutturare, perché la parte della ristrutturazione mi viene deducita dalle tasse, quindi pago meno tasse, ho un vantaggio da questo punto di vista. Ma se tu pensi, questa è la mia opinione, se tu pensi di avere la liquidità e dire io mi compro un immobile da investire, secondo me lo devi fare solo se sei ricco. Cioè, se quella roba lì la fai esclusivamente perché hai in testa la diversificazione, una totale diversificazione, cioè dici io non voglio avere qualcosa che sia investito e che non ha niente, niente, niente a che vedere con i mercati finanziari. E posso permettermelo, no? Posso permettermi di avere 300K di un immobile e magari altri 300K nei mercati finanziari. Allora dico, lo faccio per pura, pura decorrelazione senza pensare ai rendimenti. Perché invece, da quello che io ho capito e studiato, e se hai, alla fine ti conviene di più investire nei mercati finanziari se hai capitali più contenuti. Non so se sei d'accordo, Pasquale. Sì, sono d'accordo, anche perché poi noi parliamo sempre di decorrelazione e diversificazione per un motivo molto semplice.
Perché il 90% delle persone, anche quelle più preparate in questo ambito, sono comunque ignoranti nell'ambito finanziario. Perché, come dice spesso anche Warren Buffett, che è il più grande investitore conosciuto al mondo, la diversificazione è una cura contro l'ignoranza. Ignoranza non nel senso di essere stupidi, ma di non avere appiena conoscenza di come la macroeconomia, i mercati finanziari, le Si aziende tendono a muovono. muoversi. Però i grandi investitori, quelli che ne capiscono e che ne sanno, hanno sì magari 20 aziende in portafoglio, ma le prime 3 o 4 gli occupano il 60-70% del portafoglio. Per cui se uno è un Sì. esperto nel campo dell'immobiliare, sicuramente avrà l'80% dei suoi investimenti in immobili, perché non è ignorante in quell'ambito, non è ignorante in quel campo. Questo resta sempre da capire noi che tipologie di investitori siamo, anche dal punto di vista psicofisico, psicoattitudinale, cioè come ci Sì, poniamo emotivo. emotivo, esatto, nei confronti del rischio. Dopo il rischio è una brutta roba perché comunque c'è dappertutto, no? C'è in ogni ambito, sia che ti compri un immobile fisico, 2, 3, 10 immobili fisici, sia che investi nei mercati finanziari, sia che investi anche in aziende, perché tenete in considerazione che le persone che fanno i soldi, i ricchi, i soldi non li fanno investendo nei mercati finanziari, li fanno Sono investendo in imprenditori, sì. aziende, sono imprenditori, però. Investire in aziende è incredibilmente rischioso, soprattutto se sono poche. Non so se uno dei più famosi forse è chi è Tim Robert Ferriss? Kiyosaki? Ah, Robert o Kiyosaki? beh, sì, Kiyosaki sì, però Kiyosaki. Ma quello che ha fatto l'angel investor che aveva 1 milione e ha investito 100K in 10 aziende, chi era Tim Ferriss? Non so, non me lo ricordo, famoso. No, Ray Dalio, no, non me lo ricordo. Vabbè. Vabbè, non me lo ricordo, cioè quella roba lì è chiaro che è incredibilmente rischioso fare quella roba lì, perché quando investi in un'azienda stai mettendo i soldi in un'attività che è un'attività, se Che non è fallisce. liquida, non è liquida come le azioni quotate, tra l'altro. E quindi è chiaro che è incredibilmente remunerativo, ma anche incredibilmente rischioso quella roba là. È Tra bardacco. l'altro, al giorno d'oggi fare l'angel investor non è come farlo 10 anni fa, dove si facevano i soldi in maniera, non dico semplice, ma quasi. Adesso è molto più difficile farlo, è molto più difficile investire in startup perché tutti vogliono fare startup. Sì, E quindi nel sì. mucchio prendi un sacco di spazzatura. Un sacco di sberle. Se Ok. vogliamo rispondere sull'ultima, Greg? Vai, leggi. Se hai case da ristrutturare, è aumentato il costo parecchio, oltre che devi presentare il progettino se vuoi destinarlo a affitti brevi. Allora, vero, però è una situazione temporanea, dovuta all'inflazione che è cresciuta molto e che tecnicamente dovrebbe rientrare. Lentamente, perché sappiamo che quando abbassano le tasse di interesse non è immediato il calo dell'inflazione, anche se si sta già vedendo qualcosa. Non so se avete notato, ad esempio, che l'olio di semi è tornato ad avere dei prezzi decenti, comincia ad avere dei prezzi decenti. E quindi è temporanea questa cosa, Greg. Nell'arco di un paio di anni dovremmo tornare ad Sì, avere. entro il 2026 si parlava Sì, effettivamente. dovremmo tornare ad avere dei prezzi che sono quantomeno abbordabili. Poi il passato dimostra che non si torna mai completamente indietro, no? Comunque rimane un pochettino. E lì deve subentrare la concorrenza. Quando arriva la concorrenza, allora i prezzi tornano a scendere. Ci vogliono nuovi attori che buttano fuori cose a prezzi bassi, allora. E ci vuole tempo per sta roba qua. Ma sì, poi tra l'altro. Noi siamo stati abituati in quest'ultimo decennio male, perché avevamo tassi vicino allo zero, l'azionario era la manna dal cielo, però ci siamo dimenticati gli anni 70, gli anni 80 anche, ci sono state queste Sì, problematiche. Insomma, sì, sì. siamo in un periodo storico in cui tutto sembrava semplice, ma in realtà non è così, è ciclica la cosa. Ma sai, adesso in questo periodo storico qua è vero che siamo ai massimi di mercato, però la crescita sembra molto solida. Ci sono le basi, no? Perché ci sia una ripresa, diciamo, al netto dello scoppiare della terza guerra mondiale, ovviamente, Sì, perché che sembra. qui si gioca col fuoco. Eh sì, si sta rischiando, però è chiaro che questo è astrologia dei mercati e non si può dire niente di fatto. Vediamo. Va bene, Va bene, ragazzi. sì. Vabbè, Io direi se che. vuoi, non. Sì, Sì, diciamo, sì. lui diceva che è aumentato un po' tutto, ma effettivamente. Sappiamo. Sì, lo vediamo quando facciamo la spesa. Porca miseria.
Tu ne fai un po' di incomincia a meno col essere. tuo orto, sì. No, però incomincia a essere tosta anche per me. Io Sì. restare nei miei limiti incredibilmente stringati di 30 euro, 40 euro a settimana e comincia a essere veramente molto difficile. Sì, tra Va poco bene, cominci le chiudiamo con la domeniche con perla i di tassi a nome. zero. Eccola qua. Sì, tra poco Eccola qua, tornano ci i tassi a zero e così puoi fare altri 10 mutui. sono. Aspetta, questa me la screenshotto così gliela posso rinfacciare quando. Vai, vai. La posso rinfacciare tra. Aspetta, aspetta, che non l'ho fatto lo screenshot. Stampo, eccolo qua. Così gliela rinfaccio tra un anno e mezzo. Quando avrà fatto il suo prossimo investimento, 10 investimenti immobiliari. Esatto. Poi fammi vedere i tuoi tassi di interesse. Va Va bene, ragazzi, dai, è bene, sì, stato molto abbiamo fatto così tanto. divertente. Sì, a me è piaciuto molto, sì. Sì. E probabilmente ci vediamo lunedì prossimo con Pasquale. Facciamo un'altra seratina. E se Domenico si comporta bene, invitiamo anche Domenico, dai. Però si deve comportare bene. Fai il bravo. Che Ma... ci arrivi un bonifico, Domenico, in settimana, mi Sì, poi ti mando raccomando. l'IBAN via WhatsApp, Domenico. Ciao ragazzi, spero che Invitati, abbiate passato ciao. una bella serata, divertente e rilassante con noi. E ci vediamo settimana Ci che vediamo viene. Anzi, no, mercoledì. ci vediamo mercoledì poi, sempre con Pasquale e Domi. Sì, esatto. Sì, 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 sì. Con buoni Eh sì. consigli. Che Buonanotte a meraviglia. Un tutti. abbraccio, Ciao. ragazzi. Ciao, buonanotte.